Bentrovati cari amici telespettatori e benvenuti al secondo appuntamento del catalogo televisivo. E come lunedì scorso, anche oggi siamo in diretta lunedì dalle 22 fino a 1 di notte, e in queste tre ore siamo a vostra completa disposizione. Ovvero eh, in questa seduta, in questa, in questa puntata, non è una televendita, quindi non potete chiamare ed acquistare un'opera, ma e semplicemente vi stiamo mostrando il vero e proprio catalogo televisivo dell'asta, asta numero 35 che si svolgerà martedì 21 e mercoledì 22 marzo, lunedì 21, sessione 1, quindi dall'8.1 all'8.105 e mercoledì 22 marzo, dall'8.106 all'8.95. Siamo una casa d'aste, quindi questa è un'asta, non è una televendita, ve lo ripeto. Non potete chiamare ed acquistare un'opera. Ma per acquistare un'opera che vedete in questa trasmissione dovrete partecipare all'asta. Partecipare all'asta è molto semplice, ci sono tre modi differenti. Il primo è quello più classico, ovvero presentandovi in sala il giorno dell'asta. Per alzare di mano potrete rilanciare quindi tentare di aggiudicarvi un'opera. Il secondo modo è quello online, ovvero andando sul nostro sito www.martiniarte.it il giorno dell'asta si aprirà una sessione dedicata e appunto in, questo, in questa sessione voi eh, potrete accedere e quindi le immagini saranno statiche e mm, con un semplice clic potrete effettuare un rilancio. E il terzo modo è quello al telefono, ovvero nei giorni precedenti all'asta voi potrete chiedere di essere contattati telefonicamente durante l'asta e un nostro addetto vi seguirà proprio passo passo durante tutti i rilanci, ovvero vi chiederà se volete rilanciare oppure se volete ritirarvi dalla gara d'asta diciamo punto in comune di tutti e tre i modi è l'iscrizione perché noi siamo una vera e propria casa d'aste e quindi per poter partecipare alla casa d'aste è obbligatorio essere registrati alla casa d'aste la registrazione è gratuita non comporta alcun vincolo di acquisto e semplicemente voi acquisite le credenziali per poter fare i rilanci la Semplicemente vi mostro, potete farlo in due modi, la registrazione online, andando sul sito www.martiniarte.it troverete la pagina registrazione, inserite i vostri nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, allegate un documento di identità valido, inserite un numero di telefono e da quel momento lì voi addirittura potrete fare offerte prima dell'asta. Sì, perché se voi andate sul nostro sito... Che vi ripeto è www.martiniarte.it, scorrendo nel catalogo d'asta troverete il nome dell'artista, titolo, descrizione dell'opera e poi troverete stima. La stima è semplicemente un valore indicativo del mercato in base alle ultime aste, in base anche all'idea che ci siamo fatti che possa raggiungere questa quest opera, c'è un minimo, un massimo. Poi c'è una base d'asta, ovvero il punto di partenza dal quale. La gara può iniziare e sotto, in alcuni casi, non sempre, troverete ultima offerta. Questa ultima offerta è l'ultima offerta che abbiamo ricevuto fino a questo, al, al momento in, esatto in cui state guardando il sito su quel singolo lotto. Se siete iscritti online potrete già effettuare dei rilanci su tanti lotti, infatti si è già vista una intensa gara. Sull'Alfano, per esempio... Siamo già arrivati a 10.000 euro, ma era da era aspettarselo, anzi siamo sicuri che durante l'asta ci sarà ulteriore gara, sul Veronesi anche, sugli artisti analitici anche, quindi cioè, potrete a, a proprio vedere l'ultima offerta ricevuta e da lì potrete, se siete iscritti online, fare un rilancio già ora. Poi noi comunque chiameremo durante l'asta tutti quelli che fanno il rilancio online. Il secondo modo, per chi volesse invece un modo più tradizionale, è quello di andare sul nostro sito. Troverete appunto in fondo alla pagina d'asta un documento di partecipazione che sostanzialmente è questo. qua inserite nome e cognome, indirizzo, codice fiscale, il numero del documento di entità, il numero di telefono, l'email, qua inserite i lotti per i quali volete essere chiamati, qua mettete il nome, una piccola descrizione. qua Se volete già indicare un'offerta massima che lasciate al banco, potete indicarlo. In alternativa, potete mettere contatto telefonico, per esempio, e noi sappiamo che vi chiameremo qua dovete eh, virgolettare la parte che vi interessa data firma e allegate un documento di identità, ce lo spedite per fax o per email e da quel momento lì sarete sempre iscritti alla casa d'aste, quindi anche le prossime aste, tutto questo passaggio non sarà più necessario. Altra cosa importante, è arrivato il catalogo cartaceo, noi l'abbiamo già spedito a tutti i nostri clienti, se non siete i nostri clienti, quindi se non avete mai acquistato in asta, Potrete richiedere gratuitamente il catalogo cartaceo, quindi dovete inviarci un'email con il vostro nome, cognome, indirizzo e soprattutto, spedendo col corriere, ci serve un numero di telefono. Noi vi spediremo gratuitamente il catalogo cartaceo. Eh, che non ho detto che è una cosa molto importante, che al prezzo d'asta, quindi al, al prezzo a cui l'otto sarà venduto, dovrete aggiungere il 20%, che sono i diritti d'asta. All'interno di questi diritti ci sono comprese tutte le tassazioni, quindi compresi di IVA, compresi di diritto di seguito e quindi sostanzialmente voi al prezzo raggiunto dovrete aggiungere il 20%. Faccio un esempio: l'opera viene venduta a 10.000 euro, voi alla fine andrete a pagare 12.000 euro. Quindi 10.000 più il 20% 2.000, 12.000 euro. Ricordo anche che per gli amici che volessero, che sono interessati, potranno usufruire. Della dilazione in 10 mesi. Cosa significa? Significa che per cifre pari o superiori a 5.000 euro, diritti d'asta esclusi, potete richiedere dopo l'asta, appunto, una dilazione in 10 mensilità a interessi zero, tasso zero. È una dilazione che facciamo noi, non c'è un istituto bancario piuttosto che una finanziaria di mezzo, ma semplicemente voi vi impegnate ogni mese a fare un bonifico. A vista vanno pagati i diritti d'asta, quindi subito va pagato il 20% e poi spalmerete il restante importo in un massimo di 10 mensilità. Al termine del pagamento delle 10 mensilità l'opera vi verrà consegnata, quindi l'opera resterà nei nostri cavò fino al termine del pagamento come garanzia. Bene, inizierei subito la presentazione perché la settimana scorsa, pur essendo tre ore, ci sono state numerose chiamate. Ecco, una cosa importante è che lunedì, quindi oggi, siamo in diretta e ciò significa che voi potrete gestire la diretta, potete chiamare e chiedere di visionare i lotti di vostro interesse, oppure di visionare un particolare, oppure di visionare un retro, quindi siamo a vostra completa disposizione, anzi vi invitiamo proprio a contattarci immediatamente per poter visionare le opere di vostro interesse, noi comunque faremo una carrellata delle opere più richieste in questo, in questo periodo, poi ve ne faremo vedere altre che settimana scorsa non abbiamo potuto mostrarvi e continueremo così. E bene, inizierei subito dalle due opere di Tano Festa. Anche qua Tano Festa è un artista molto richiesto in questo periodo, a mio avviso queste sono opere molto belle, molto belle, di grande qualità, ma soprattutto attenzione opere archiviate con tutti e due gli archivi, quindi è presente sia l'archivio Tano Festa, cura di Anita Festa, che l'archivio Soligo. La prima in particolare a sinistra, a mio avviso, è un'opera di estrema qualità, è davvero un pezzo di Tano Festa molto bello, è un richiamo diretto agli anni 60, è un lavoro di enorme qualità e prestigio, si tratta di un'opera... Tecnica mista su tela, misura 110x60, entriamo a vedere proprio questo segno, anche queste nuvole molto belle che richiamano appunto le sue opere anni 60, è del 1974 l'opera, è firmata e datata su retro, È presente il certificato, come vi ho detto, di autenticità dell'archivio delle opere di Tano Festa, a cura della figlia Anita Festa. E in più, pensate, quest'opera è stata esposta ed è documentata fotograficamente, noi daremo una copia in PDF del file, eh, della mostra Tano Festa, opera degli anni 70, che si è tenuta nel 96-97 presso la galleria. Ausaman di Cortina pezzo, da cui appunto l'opera proviene, poi è stata acquistata da una collezione privata e adesso è qua in asta da noi. Quest'opera che tranquillamente, a mio avviso, in asta potrebbe raggiungere anche 10.000 euro per la sua qualità e davvero per la sua eleganza, è un'opera che parte da soli 3.000 euro. Quindi, in questo caso la base d'asta mi sembra sia già stata confermata. Addirittura ci sono dei rilanci. Però i rilanci saranno di 300 euro in 300 euro, poi durante l'asta ovviamente a discrezione del banditore che potrà decidere di aumentare questa, il rilancio ma solo nei casi in cui appunto, subisse delle forti ascese. Di Tano Festa del 74. Anche l'opera a suo fianco, quella successiva, è un altro lavoro molto bello di Tano Festa, sempre del 1974. È uno smalto e acrilico su tela, misura 120x70. L'opera è firmata e datata su retro, è presente il certificato di autenticità dell'archivio delle opere di Tano Festa a cura dello studio Soligo e in più anche il certificato di autenticità dell'archivio delle opere di Festa a cura di Anita Festa quindi questo ha entrambe le autentiche mentre quello di prima, scusate, ha solo Anita Festa però ha un'importantissima pubblicazione un'importantissima eh, fotografia della mostra della galleria Hausmann eh, di Cortina d'Ampezzo questo invece ha le due autentiche anche questo, misura molto importante, 120 per 70, e pensate a Maselli. Sì, adesso c'è stata richiesta da un amico a casa l'opera di Tittina Maselli, ve la mostriamo subito, intanto restiamo sull'opera di Tanofesta. quindi 120 per 70, anche questo parte da una base di 3.000 euro. Ormai sapete che le opere di Tanofesta anni 60 raggiungono cifre molto importanti, queste sono opere anni 70 ma di grande, grande qualità. Mettiamoci pure qua a terra così mostriamo anche la dimensione. Aspetta, aspetta, no. Restiamo sull'opera di Tano Festa ancora un attimo e poi andiamo sull'opera di Tina Maselli. Sì? La mettiamo in terra. tanto... Eh, è molto importante, è un lavoro davvero importante. Una grande artista italiana, ampiamente dimenticata per molti anni, e adesso siamo davanti a uno dei suoi capolavori. Stella Maselli è un artista che fa un ponte proprio tra la pop art italiana e la pop art americana, o meglio, è una pop art italiana con soggetti americani. Qua potete vedere come è presente la tematica dei grattacieli, quindi lo skyline new yorkese, e questi due boxer che appunto lo sport eh, di culto degli, degli Stati Uniti, che sono il soggetto principale. Questo è un lavoro molto bello, di grande estrema qualità, molto grande, pensate misura 195x135 cm. Entriamo proprio dentro l'opera, zoomiamo, entriamo a vedere i minimi particolari, perché questo è un lavoro con dei giochi di colore davvero interessanti e di grande maestria, questo è un lavoro che parte da una base di soli 5.000 euro. Io sono sicuro che anche quest'opera farà parecchia gara, proprio se entriamo a vedere tutti i particolari, notiamo come la pennellata in alcuni punti si fa più fitta, poi c'è questo gioco di questi colori molto vivi, questo giallo, questo azzurro, questo ciano, questo rosso, il bianco. Quindi è un, è un quadro molto complesso che sono sicuro da gra darà grandi soddisfazioni. Guarda anche il guantone, appunto la pennellata, ehm, questo rosso che poi si confonde col grattacielo, quindi è una, è una mescolanza di soggetti che poi sono tipici della, del lavoro di Titina Maselli. L'asta scorsa un lavoro di questa dimensione, sempre un boxer, ha raggiunto 18.000 euro più diritti. Questo sono convinto che è un lavoro che può arrivare molto vicino a queste cifre. Parte da una base di soli 5.000 euro. Quindi Tina Maselli, 195 per 135, 5.000 euro. Abbandoniamo momentaneamente la pop art per andare sull'optica L'arte, in particolare sul, sul gruppo ricerca arte visuale, sul GRAV. E andiamo sul lavoro successivo, questo bellissimo, a mio avviso di grande qualità, anche se magari in video e in foto rende davvero poco, che è questo Ugo De Marco. Questo è un lavoro di un'eleganza, a mio avviso, unica. Questo merita una visita dal vivo a Brescia. Vi ricordo che tutte le opere dell'asta sono già esposte nella nostra sede a Brescia. Sono già venuti tantissimi collezionisti, tantissimi amici a vedere le opere dal vivo. E avete tempo fino al giorno prima dell'asta, quindi fino a lunedì. 20 marzo per visionare le opere dal vivo. Ed è importante visionare le opere dal vivo perché spesso appunto queste, queste opere eh, ci possono dare sorprese positive, sia positive che negative. In questo caso, per esempio, dei collezionisti che eh, mi viene in mente appunto sul De Marco, dei collezionisti che magari avevano delle aspettative molto basse perché magari fotograficamente quindi sul sito rendeva davvero poco, poi arrivati qua dal vivo hanno visto la grande qualità di questo lavoro, il grande ricerca del colore che c'è in questo lavoro e, e l'hanno apprezzato. Questo è un lavoro del 1973, è una clicco su tela, misura 60 cm x 60 è una tela, mi raccomando. Firmato e datato su retro. Sì, c'è stata un'altra richiesta. Il Sarenco è. Ok, eh, un attimo di pazienza per le seconde richieste, perché adesso finiamo una piccola parte, una mezz'oretta, e poi arriviamo a un tavolo. Quindi possiamo mostrarvi la cartella di grafica di Sarenco insieme. a al Nigro. Ok, un attimo facciamo vedere prima quelle cose che sono lì, poi stando sul demarco, quest'opera ha un importante timbro della Galleria dell'Artenicoli di Parma e parte da 3.000 euro, anche qua un prezzo davvero interessante. Proseguiamo il nostro percorso e arriviamo sul Garcia Rossi. Questo è un pezzo, secondo me, da non lasciare scappare. Perché? Perché è un lavoro del 1979. Noi tutti i Color Lumière che abbiamo avuto in asta erano datati anni 80 almeno. Questo probabilmente è uno dei primi, se non addirittura il primissimo, lavoro di Garcia Rossi che c'è sul mercato. Infatti è, data, è intitolato proprio Primo, Uno Romano. un lavoro di una qualità unica, tenuto in maniera perfetta, oserei dire, è un acrilico su tela misura 70x70, è firmato e datato su retro, è presente l'autentica dell'artista su fotografia e quest'opera parte da soli 3.000 euro. Qua mi aspetto una forte gara perché è un pezzo così davvero penso sia difficilissimo da reperire ormai sul mercato, soprattutto per l'anno. Pensate, 1979. Questo è un lavoro che ha un gioco di colori, una cromia davvero unica, anche in questo caso, come tutta l'arte ottica, l'andrebbe vista dal vivo. In questo caso siamo davanti a un lavoro del 79, 79, che parte da 3.000 euro misura settanta centimetri per settanta. Tutto del 79 intanto arrivano tante richieste dagli amici a casa fra pochissimo andremo a esaudirle tutte anche domenica avete chiamato davvero in tanti pensando fosse in diretta ma ricordate che la domenica è la replica dalle ore 13 alle ore 16 quindi Garzia Rossi siamo sul Garcia Rossi del 79 proseguiamo andiamo sul Joel Stein uno dei pezzi più belli di quest'asta nell'ambito ottico, cinetico, grav, ricerca del colore, insomma, questo è davvero un'opera di grande, immensa qualità. È un lavoro del 1974, è un acrilico su tela, misura 100 cm per cento, ovviamente stiamo parlando del lato, adesso per curiosità chiedo un metro, voglio provare a misurare la diagonale perché è un'opera molto molto bella, Misuriamo la diagonale per vedere. Quant'è? È 140, 140 cm di diagonale. Ovviamente le misure che noi diamo è lato, quindi 100 cm per cento. Ma entriamo a vedere proprio tutto il lavoro, la, la gradualità di colore che questo artista ha donato con quest'opera perché davvero siamo davanti a una delle opere più belle e più riuscite, a mio avviso, di Joel Stein. Un lavoro che nella sua essenzialità ha allo stesso tempo una grande qualità, una grande ricerca eh, cromatica che appunto il Grava faceva, mentre Garcia Rossi lo faceva attraverso la luce con i suoi colori Lumière, eh, De Marco lo faceva in un altro modo. Le park insieme a Stein utilizzano questi colori eh, davvero... Molto accesi e quindi fanno tutta questa ricerca del colore col colore. È un lavoro a mio avviso molto difficile e in futuro noi stiamo consigliando proprio ai collezionisti a cui siamo più affezionati, quindi che ci chiedono consiglio opere del GRAV. Perché? Perché il GRAV paradossalmente è un gruppo, un movimento. Molto importanti dal punto di vista storico, pensate alle mostre che hanno fatto, ma pensate anche alle gallerie che propongono questi artisti, pensate alle Parc, pensate a Morellet, Stein, De Marco, Garcia Rossi sono, eh, e già i Varal costa molto, però invece gli altri sono ancora molto, diciamo, eh, sottovalutati ecco, dal, dal punto di vista del mercato. Ma siamo sicuri che quando poi eh, ovviamente grandi mercanti andranno a capire che le opere di Leparc saranno finite, le opere di Morellet saranno finite, eh, capiranno che dovranno puntare tutto sulla qualità e quindi andranno a pescare sicuramente artisti di questo calibro, artisti come Stein, artisti come De Marco, artisti come Garcia Rossi e quindi sicuramente avranno una forte rivolutazione, perché voi pensate solo una cosa, una tela di Leparc solo per fare un piccolo paragone che a volte è antipatico, però una tela delle parche 100 cm per cento degli anni 70 di questa qualità, a meno di 150, di 100-150 mila euro, è impossibile da trovare. È già difficile trovarla queste cifre, è già difficile trovarla. Stein invece, un'opera di questa qualità, parte da 5 mila euro. 5.000 euro per questo lavoro di Joel Stein. L'asta scorsa avevamo un'opera molto importante perché era datata a 1968, ma infatti ha raggiunto ben 21.500 euro più diritti, quindi ha raggiunto cifre davvero importantissime. Qua siamo davanti a uno dei lavori più belli di Joel Stein che abbiamo mai avuto in asta, del 1974. A 5000 euro, vi ripeto: 100-100 è -100 lato, quindi misura un metro per un metro. Ma attenzione perché quest'opera va messa in questa posizione e questo lato misura 140 centimetri. Però noi, ovviamente, dobbiamo dare questo lato. 5000 euro per questo bellissimo lavoro di Joel Stein. Andiamo al lavoro successivo, un altro maestro dell'arte italiana ampiamente sottovalutato questo proprio lo dicono tutti che è Bruno Munari questo è un negativo positivo molto bello qua bisognerebbe solo fare una cosa cambiare questa cornice dare una cornice più ariosa una cornice che dia più importanza all'opera questo è un lavoro, pensate, del 1987. Negativo positivo. Misura 70 cm x 70. È firmato e datato sul retro. È presente il certificato di autenticità a cura di Alberto Munari. E parte da una base d'asta di soli. 10.000 euro perché dico soli? Perché un'opera così, tranquillamente, una galleria vi può chiedere anche 25-30.000 euro. Questo è un lavoro davvero di un'eleganza, di una raffinatezza unica. Luminari è stato forse uno dei più grandi maestri vero e proprio dell'arte italiana, è stato presente in praticamente quasi tutti i movimenti eh, dell'arte programmata italiana. Ha lavorato tantissimo qui a Brescia, infatti, la Galleria Synchron ha proprio dettato legge su Munari. Munari per un certo periodo ha proprio collaborato a stretto contatto con Nizzi, il gallerista della Galleria Synchron, e un artista davvero che ha scritto, saggista, eh, eh, ricercatore, appassionato proprio dell'arte in generale. Era un vero artista che non pensava tanto al mercato, ma pensava più proprio alla storia e all'arte vera e propria. Pensate, è presente in quasi tutti i musei d'arte italiani e non. Questo è un lavoro, vi ripeto, dell'87 che misura 70 cm per 70, 10.000 euro la base d'asta. Bruno Munari, 10.000 euro. Andiamo avanti, andiamo sull'opera, una delle opere molto belle, molto particolari di quest'asta, che è quest'opera di Franco Grignani. Franco Grignani è un artista che abbiamo aiutato noi, e ci siamo, siamo orgogliosi, a riscoprire perché siamo stati tra i primi a metterli alle aste, mi ricordo i primi andavano venduti a 5.000 euro e adesso un'opera di questa qualità a mio avviso non farà meno di 15-16.000 euro perché è un'opera questa qua di una qualità unica abbiamo fatto solo un errore un errore di ricerca cioè questa opera ci è entrata proprio in estremis cioè all'ultimo minuto e non abbiamo potuto non, non, non siamo stati in grado di fare una ricerca quindi di analizzare i cataloghi presenti, i cataloghi d'artista, ma quest'opera è pubblicata su ben due cataloghi. Il primo, che è il più importante, cioè quello di, di Rotonda alla Besana, la mostra forse più importante di Grignani. Questo è un lavoro che presenta la, la sua dissociazione dal bordo, forse tra i lavori più belli e affascinanti di questo artista, che ricordiamo è vero che è un po' de denigrante, però è un po' scusate, è un diminutivo, però è stato l'inventore del logo della lana Merinos e proprio vediamo suo, questa sua torsione sul bordo, quindi una dissociazione dal bordo, questa poi questa griglia fa questo effetto a mio avviso molto bello, molto importante e poi ha pubblicato. abbiamo trovato anche questa pubblicazione Franco Grignani pitture sperimentiali e graphic design comune di Reggio Emilia. E qua l'opera con le dissociazioni, l'opera è pubblicata qua. Poi ovviamente l'opera è stata confermata l'autenticità da parte di Manuela Grignani, la figlia che poi in un secondo momento e metterà l'autentica in modo gratuito. Quindi questa è un'opera a mio avviso da comprare oggi perché a Grignani davvero di questa qualità è difficile trovarlo alle aste. Questa è un'opera 70-70, è una acrilico su cartone Schöller, a mio avviso non vorrei eh, toccare magari la sensibilità di qualcuno, ma i lavori più riusciti di tutti gli artisti, non parlo solo di Grignani, ma di tutti gli artisti optical, sono su base di cartone oppure di tele particolari. Perché? Perché il cartone, ovviamente essendo un prodotto chimico, quindi un prodotto fatto da una lavorazione, quindi un prodotto raffinato, ha una superficie completamente omogenea. La cosa che più mi fa piacere, più mi fa eh, impressione, è che tanti mm, che non conoscevano Grignani, quando... Proponevamo i primi cartoni Scholler di Grignani e eh, dicevano proprio che erano un lavoro sembrava una stampa da tanto era perfetta, cioè se voi vi avvicinate proprio all'interno dell'opera non si nota neanche la pennellata, sembra proprio una stampa, in realtà è tutto acrilico a mano, un'opera davvero di una qualità, mi avviso questa unica, parte da una base ridicola, pensate che un'opera... Noi l'abbiamo venduta delle stesse dimensioni qualche asta fa a 18.000 euro più diritti. Qua stiamo parlando di cifre molto inferiori. Ovviamente l'asta è anche questo. L'asta è anche partire da una base giusta, una base allettante, invitante. E poi il prezzo ovviamente lo farete voi durante l'asta. Sarete voi a decidere qual è il giusto prezzo di ogni singola opera. E a mio avviso questa merita un'importante gara. Franco Gorignani. 1969-69, doppia pubblicazione Rotonda della Besana e Mostri di Reggio Emilia, ha una base di soli 10.000 euro. Ci sarà fatta una richiesta al volo, facciamola vedere al cavalletto, così colleghiamo... Questo, questo, questo artista, con un'altra grande artista italiana. Catalogo. Catalogo. E stiamo parlando di Lucia di Luciano, è stata richiesta da un amico a casa, mostriamola subito, questo è un lavoro a mio avviso bellissimo, di grande grande qualità, di una grande artista dell'arte optical programmata italiana. Il titolo di quest'opera, grazie, è Immagini in Suggestione Crescente. Entriamo proprio a vedere i minimi particolari di questo lavoro, che è un lavoro di un effetto optical unico. Questo è un lavoro del 1964-64. Questo, Luciano e Luciano, insieme a Giovanni Pizzo, utilizzavano un materiale, una tecnica, eh, una pittura che si chiama Morgan Paint. La tecnica di quest'opera è proprio Morgan's Pain su masonite. Questo, questo tipo di pittura impediva proprio alla materia pittorica di sbiadirsi, di invecchiare. Questo è un lavoro molto importante perché l'anno del 64 misura 75x75, 75, ma questa mostra è stata sposta, pensate alla mostra combinatorie della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma nel 2007. Poi ha fatto anche una mostra al MLAC di Roma nel 2002 ed è pubblicata su un'importante mostra che si è tenuta, la personale di Lucia di Luciano, dal titolo Lucia di Luciano Irradiazioni, la mostra personale che si è tenuta presso la Galleria 10AM Arte di Milano. E la Spectra Concrete e Leonard, la Galleria Leonard di Graz, quindi in tre mostre, tre, tre, tre gallerie che hanno, fatto tre mostre, eh, che hanno fatto una mostra unica in contemporanea, cioè una mostra itinerante. La cosa importante di quest'opera, ovviamente, è anche la pubblicazione. Pensate, questo è un catalogo di mostra. Della Galleria 10M e della Spectra Concrete, e la Galleria Leonard, e questa è l'opera in oggetto. Importante pubblicazione: c'è anche una dedica dell'artista all'ex collezionista, quindi, pubblicazione: doppia esposizione museale, Galleria Nazionale d'Arte Moderna nel 2007. E MLAC di Roma nel 2002, questa è un'opera che tranquillamente può essere venduta intorno ai 12-13 mila euro, parte da una base di 5 mila euro, anche qua stato di conservazione davvero ottimo. Proseguiamo il nostro percorso, andiamo sull'opera successiva, questo bellissimo lavoro di Carlo Nangeroni. Questo, davvero, siamo davanti a una delle opere più belle di Nangeroni mai avute in asta. È un senza titolo del 1975. Misura 121 cm x 121 cm. Firmato e datato sul retro. Etichetta l'Agorio Arte Contemporanea di Brescia sul retro. E, ovviamente, c'è il certificato di dell'archivio Nangeroni su fotografia pensate alla misura 121 per 121 cioè questa è un'opera davvero enorme per, per il lavoro di Nangeroni e in più è un'opera di una raffinatezza con questo rosa e con questo tono molto leggero che dà un senso proprio di dà una grande qualità al lavoro di Nangeroni. Questo un lavoro del 1975 viene proposto ad una base di 4.000 euro. Quindi Carlo Langeroni del 1975, 121x121 121 a 4.000 euro. Qua davvero chi vuole Langeroni, io consiglio di acquisto di quest'opera, non perché è in asta da noi, ma perché a parte la dimensione 121x121, 121, ma a mio avviso personale di una qualità davvero unica, è quasi più bella di quelli bianchi e neri. Questo colore, questo colore rosa che poi va a sovrapporsi al grigio quindi diventa un colore più forte, più incisivo. Che poi si contrasta col bianco, ma un bianco sporco, poi si contrasta col bianco più puro, è di una qualità davvero unica a 4.000 euro. Andiamo avanti, andiamo sull'opera successiva. Andiamo sul lavoro di Agostino Bonalumi, questo rosso del 2004. Anche questo è un lavoro molto bello. A Bonalumi, a mio avviso, è questo il momento di acquistarlo per chi non l'avesse acquistato precedentemente, perché siamo il mercato un attimo in stand by, quindi eh, si può acquistare oggi a cifre molto più accessibili di qualche anno fa. Questo è un lavoro di una qualità, a mio avviso, unica, è una tela estroflessa e tempera vinilica, misura 50 cm x 50, ovviamente essendo estroflesso ha una profondità di 5 cm, è presente il timbro della Galleria Perlini Arte di Reggio Calabria ed è pubblicato sul catalogo Ragionato di Agostino Buonalumi, edizione Schirà, del 2015 sul tomo secondo quest'opera che vi ripeto misura 50 cm per 50 e da una profondità di 5 cm parte pensate da una base di soli 10.000 euro un'opera come questa qualche anno fa veniva venduta intorno ai 30-35.000 euro Ovviamente fa un po' di specchiature perché l'opera è protetta, è tenuta in maniera perfetta, è protetta da te che è in plexiglass, quindi televisivamente tende a fare un po' di specchiature. È per questo che dovete, se siete interessati, venire a vedere l'opera dal vivo perché appunto dal vivo potete capire meglio la tipologia, lo stato di conservazione e proprio l'opera. Quindi Agostino Bonalumi del 2004, telestroflessa 50x50, 10.000. Andiamo avanti, andiamo su un'opera che ha riscosso un forte curiosità, un forte interesse perché è un artista bravissimo. Stiamo parlando di Marco Tirelli. Questa è una tela molto bella del 2004, misura 100 cm x 80. È presente il, tri, il timbro della Galleria Plurima di Udine e parte da una base di soli 4.000 euro. Anche qua, artista importante, artista a mio avviso da acquistare, questa è un'opera che viene proposta con una base d'asta molto invitante, perché un'opera di questa dimensione tranquillamente possono chiedervi anche 15.000 euro nelle fiere, qua stiamo parlando di un lavoro che parte da soli 4.000 euro. Eh, dal vivo questa è un'opera bellissima, c'è questo contrasto di bianco e nero con questa linea mh, obliqua che taglia nettamente questo rettangolo ehm, che dà un senso proprio di precisione e di ricerca del colore unico. Questo misura 100x80 e parte da 4.000 euro. Questo nero poi è un nero opaco, un nero, è una materia proprio, sembra quasi caolino su tela perché c'è questo senso di gesso, questa tela molto eh, lavorata, ecco, che viene proposto, vi ripeto, a 4.000 euro. Andiamo avanti, andiamo sul multiplo, il teatrino del grande maestro Lucio Fontana. Qua siamo davanti a un concetto spaziale, un teatrino bianco del 1968. È uno dei multipli più belli che sono in circolazione, sono quattro fogli di cartone ritagliati ed incollati. Misura 70 cm x 70. L'opera ovviamente è firmata sul retro ed è numerata. Questo esemplare è il numero 29 di 75. Proprio del 1968. Quest'opera secondo me è indirizzata al collezionista che vuole un'opera importante di Fontana in, Asta, in, in casa di collezione, perché diciamo la verità, eh, Lucio Fontana ormai un teatrino così è incomprabile, cioè bisogna spendere cifre esorbitanti, anche 300, 200, 300, 400 mila euro per un teatrino pezzo unico di questa qualità. E, ovviamente chi invece vuole un'opera di Fontana, che comunque ha un suo fascino, un teatrino, e vuole un'opera anche di grande qualità, perché qua stiamo parlando di un teatrino con buchi, eh, appunto tutta la parte sagomata che fa questo, questo mm, perimetro, queste forme eh, che fuoriescono, quindi che si sovrappongono, e poi ci sono questi buchi eh, appunto in questi cartoni. Questa è un'opera comunque tirata solo a solo 75 esemplari. Per essere fontana, insomma, è una tiratura molto bassa e parte da soli 5.000 euro. Anche qua. Basta avere un, un abbonamento surprise. Poco tempo fa delle opere di questa tipologia hanno fatto anche 15.000 euro in asta. Ovviamente eh, in asta straniera, perché ovviamente all'estero hanno molto più eh, richiamo, molta più richiesta. Su, anche sui multipli di Lucio Fontana, 5.000 euro. Quindi per questo lavoro che misura 70 cm x 70 Proseguiamo il nostro percorso, andiamo su un'altra opera che ha riscosso molto interesse, cioè, o meglio un altro artista che ha riscosso molto interesse, che è Pardi. Quel Pardi si può mettere là. Oh, entriamo proprio dentro quest'opera, vediamola nei minimi particolari. Questo è un giardino pensile del 1969. È smalto su legno e alluminio, misura 80, 80 cm x 60 Sono le opere più rare di Pardi, firmato e datato in alto al centro e anche sul retro. È presente l'autentica dell'artista su fotografia. Quest'opera, pensate, viene presentata ad una base d'asta di 4.000 euro. Qua stiamo parlando di un grande artista italiano. Questi sono i giardini pensili, i lavori degli anni 60, e poi a fianco troviamo un lavoro invece più eh, riconoscibile, più richiesto forse, perché è più conosciuto, di Pardi, no? meno importante, ovviamente secondo me sono molto più importanti i giardini pensili, ma queste sono le sue architetture. Questa è un'architettura del 1974, guardate che bella, entriamo proprio dentro l'opera, ovviamente anche qua hanno il vetro, che il plexiglass che proteggono, quindi tenderà a fare dei riflessi, ma se entriamo a vedere i particolari, noteremo la grande qualità di questo lavoro questo è un lavoro del 74 acrilico su tela cavi e placche in acciaio misura 35 cm x 35 ovviamente opera firmata e datata su retro certificato di autenticità dell'artista su fotografia etichetta della Galleria Fumagalli che era la galleria di riferimento dell'artista su fotografia. Pensate che quest'opera, abbiamo scoperto anche qua, è tardi, ma il catalogo purtroppo non ce l'avevamo, è pubblicata sul catalogo Giovanni Maria Came. Quindi sul catalogo più importante è scritto, appunto, il redatto dalla Came, Fabri Editori, quindi eh, il titolo del, del catalogo è Gianfranco Pardi 1960-1990 e l'opera è pubblicata su questo importante catalogo. Quindi questo è un valore aggiunto non da poco, sappiamo come le pubblicazioni incidano poi anche sulla vendita eh, di, queste, di queste opere, quindi sulla richiesta di queste opere. Questo è un lavoro che parte da una base di soli 3.000 euro. Vi mostro velocemente anche il retro. questa è un'opera sospesa da due plexiglas che la rendono ancora più interessante e accattivante. Quindi Gianfranco Pardi, architettura del 1974. Acrilico su tela, cavi e placche in acciaio. 35 cm per 35, base d'asta 3000. Andiamo alla parete mobile, andiamo all'opera in ferro, l'opera in alto. Questo lavoro di Fermariello, anche qua artista napoletano molto richiesto, molto importante, gallerie importanti alle spalle, è l'866, quindi va presentato la prima sessione, vi ricordo che la prima sessione si svolgerà martedì 21 marzo a partire dalle ore 18. E qua siamo al fermariello Guerrieri, il titolo del 2012, è un'opera su Corten, misura 50 cm x 50, ha una profondità di 8 cm, l'opera è firmata e datata sul retro, autentica dall'artista su fotografia e anche qua partiamo da una base d'asta molto invitante, 3.000 euro. Adesso iniziamo a andare, finiamo qua un attimo veloce il giro, poi abbiamo un po' di richieste in coda, quindi esaudiremo le richieste di tutti gli amici a casa. Vi ricordo che lunedì, quindi oggi, siamo in diretta. Siamo in diretta, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che potete interagire direttamente con l'asta. La potete sfogliare proprio il catalogo come più vi pare, quindi potete chiedere di vedere nel particolare i singoli lotti. Per esempio ci è stato chiesto di vedere l'opera di Nigro su carta, un lavoro di grande qualità a mio avviso, pur essendo una carta con una base molto bassa. È un lavoro, pensate, del 1965. Se entriamo proprio dentro l'opera, dove è pitturato, e ci muoviamo, vediamo proprio che c'è un po' il segno di quello che saranno poi i suoi spazi totali. Questa è una tecnica vista su carta, misura 48 cm x 65, l'opera è firmata e datata in basso a destra e parte da soli 500 euro. Quindi 500 euro per questo lavoro di Nigro. Andiamo adesso su due bellissimi lavori, sui gioielli veri di Orbenese, Ben Orbenese. Partiamo da quello a sinistra del 69, è una tecnica mista di assemblaggio su tavola, misura 33x33, ha una profondità quindi uno spessore di un centimetro, l'opera è firmata e datata sul retro, etichetta della Galleria Falchi di Milano sul retro e questa opera per esempio parte da offerta libera, quindi qua si parte da 50 euro in minimo, i rilanci saranno sempre di 50 euro in 50 euro. Ovviamente chi offrirà di più potrà portarsi a casa, a mio avviso, questo bellissimo lavoro di Ben Ormenese. Altrettanto bello e forse anche di più è il lavoro successivo, questo bellissimo lavoro, guardate proprio in tridimensione, la, la forte tridimensione che ha questo lavoro, sempre di Ben Ormenese, sempre, questo è del, scusate, del 1970, misura sempre 33 cm x 33 ma ha una profondità più ampia, più spessa, è vero 2 cm. Questo è un lavoro che presenta l'etichetta Galleria Falchi di Milano e anche questo, per assurdo, parte da offerta libera, quindi qua si possono fare davvero acquisti molto interessanti. Intanto continuo a trovare le chiamate. Vi ricordo che siamo in diretta. Quindi, se volete vedere qualche lotto in particolare, ma anche se avete le richieste assurde, cioè tipo il retro, la firma, l'autentica, la pubblicazione, chiamate e chiedete, noi esaudiremo tutti i vostri appunto, desideri. Ricordo che questa puntata, soprattutto la diretta, noi potremo fare tranquillamente senza, potremmo fare una registrata, fare vedere i quadri, una carrellata, ma è dedicata a coloro che non possono venire fisicamente in sala a vedere le opere nell'asta e quindi che hanno delle richieste. Se avete delle richieste questo è il momento giusto perché vi ricordo che l'asta è una gara senza diritto di recesso e quindi una volta che acquistato non potete più tornare indietro e quindi avete tutto il dovere e l'obbligo anche di, se volete partecipare di prendere tutte le informazioni possibili. Ovviamente questa è una di quelle. Andrei subito su questo oggetto. Molto molto interessante, stiamo parlando della scarpa famosa di Gunther Hooker. un'opera del 72, tirata a 100 esemplari, molto molto bella, misura 100, 10 cm, scusate, per 32, x 14, parte da 2.000 euro. È una scarpa in gesso, ovviamente, una scarpa da calcio dell'Adidas, mi sembra di aver letto, se non ricordo male, che fu fatta per un'edizione appunto di vendita per eh, appunto, una serie di artisti, tra cui Ucker, Kittering e altri hanno fatto delle edizioni per la ricerca contro l'AIDS, questo è un lavoro che poi negli anni ha subito un successo clamoroso, pensate che un'opera così è stata venduta alla Sotheby's o alla Crisis, non mi ricordo, di Amsterdam a 14.000 euro. Bene, noi ve la proponiamo a 2.000 euro di base d'asta, poi ovviamente potrà fare i 5, 6, 7, gli 8, questo lo deciderete voi. Il bello dell'asta è questa, che voi rilanciate e voi fate il prezzo. Andiamo all'opera successiva, questo lavoro di Simonetti, altro grandissimo genio dell'arte italiana, Fluxus. Questo è un artista da tutto da riscoprire. Questo è un lavoro super concettuale. Il titolo di quest'opera, pensate, è Che cosa apparve dietro i fumi dell'année terrible? Questo, pensate, signori, è un candelotto triplo di lacrimogeni con la sua etichetta istruzioni per l'uso. Io l'ho mosso e dentro c'è ancora la polvere, la sabbia. Poi c'è il firma anno e pensate la genialità di questo artista che lavora tutto sul concetto. È firmato e dato anche dietro. C'è il titolo. E questo parte da una base d'asta di 1000 euro. Attenzione, qua c'è l'autentica artista su fotografia. Andiamo sull'opera successiva. Finiamo questa piccola parete, poi andiamo a esaudire tutte le richieste. Stiamo parlando di Mauro Staccioli, il lotto 191, è un senza titolo del 74, scultura in cemento e ferro, misura 34x11x11, firmato e datato sul lato, vi mostro anche la firma. Ovviamente un'opera in cemento molto pesante che parte da una base d'asta di 2000 euro ed è presente l'autentica dell'archivio Staccioli su fotografia. Andiamo a vedere l'ultima parete, poi abbiamo un sacco di richieste in questo momento al telefono. Però c'è prima quella, eh? Chi è il Michele che lui lo sa? Stiamo parlando della Emanuela Fiorelli. Anche qua una bellissima opera di grande qualità. Del 2010 Genesi è il titolo, è una scultura in plexiglass e filo elastico, misura 50 cm x 50, ha una profondità di 25. L'opera è firmata e trattata sul lato, è pubblicata su ben due cataloghi, Emanuele Fiorelli la mostra Genesi alla fabbrica di Milano e Emanuele Fiorelli per mutazioni alla Galleria Spazio di Bologna. Pensate, che quest'opera parte da una base di 1000 euro. Andiamo subito a esaudire le richieste a cavalletto e tutte quelle che sono pervenute finora. Vi ricordo intanto che tutte le opere presentate saranno vendute all'asta che si svolgerà il 21 e 22 di marzo a partire dalle ore 18. Tutte le opere presentate, quindi, non possono essere acquistate nell'immediato, ma devono essere acquistate all'asta. L'asta si può partecipare in tre modi differenti. Il primo è quello in sala, di persona, appunto per di mano, il secondo è quello al telefono e il terzo è quello online. Tutti e tre i modi hanno una piccola cosa in comune che è appunto l'iscrizione alla casa d'aste. Andiamo subito quindi a Cavalletto, ci spostiamo indietro nella nostra galleria. Vi ricordo inoltre che eh, al prezzo raggiunto in asta le commissioni saranno del 20%, quindi al prezzo raggiunto... Dovrete aggiungere il 20% che sono i diritti d'asta. Tante richieste, quindi iniziamo a esaudire tutte perché abbiamo ancora esattamente quasi due ore. Andiamo subito su questo dittico: questo è un dittico, un'opera unica di Carmen Gloria Morales. È un dittico del 1983, misura 40x40. L'opera è firmata e datata sul retro. Provenienza Galleria d'Arco D'Alimber di Roma è stata esposta in due mostre importanti. La prima proprio presso la Galleria Arco D'Alimber di Roma e la seconda presso la Galleria Valmore di Vicenza, in cui c'è anche la pubblicazione. Michele, lasciali loro perché devi dire chi sono in ordine. C'è la Morales? Poi? La Pietra, La pietra? Fun più in qua. Sì, Angelo. 2.000 Euro per quest'opera della Carmen Gloria Morales. misura 40x40 cada una Sono, è un dittico ovviamente grande artista molto difficile da trovare eh, vado a cavalletto no, adesso vado a cavalletto faccio dello zazzo poi torno lì, c'è la pietra, poi tu cambi, e metti sul cotone. Tante richieste, andiamo tutte a esaudire. Andiamo sul cavalletto, questo è il lavoro di Michele Zazza, è stato richiesto. Questi sono i suoi lavori, in cui l'artista, oltre alla parte fotografica, inserisce anche una parte testuale. Poi anche la parte fotografica è presente il testo, quindi dissidente ignoto, ignoto dissidente, c'è questa inversione di parole, quindi cambio di senso. Questo è un lavoro che misura 50x65 del 1972. Il titolo di quest'opera è Storia a Storica. Parte, sì ovviamente l'opera al vetro quindi tenderà un po' a fare delle specchiature, comunque quest'opera parte da 2000 euro. Un'opera di grande qualità, molto concettuale. Ovviamente qua è un testo di Kant e poi ci sono queste due fotografie. Qua appunto l'artista... Ha il testo anche come mezzo di, di, di divulgazione. Quindi Michele Zazza, 50 cm x 65 cm. C'è stato richiesto il fermo fermariale che vi ho fatto vedere prima. Facciamo vedere un attimo il volo Lugo la pietra, poi io vado di là e voi cambiate tutti i quadri. Siamo su Lugo la pietra, anche qua fotografie, lavoro molto bello questo di Ugo la Pietra. L'892, quindi va alla seconda sessione. Questo è un lavoro del 1973. Il titolo di quest'opera è Per un comportamento creativo nei processi di riappropriazione dell'ambiente, tubi di scarico ogni 20 cm. Sono quattro fotografie che misurano 11,5 x 17 cada una. L'opera è firmata e datata in basso a destra. Parte da soli 1000 euro. È stato richiesto anche il Cotani, quindi andiamo a cavalletto a vedere quest'opera di Cotani. Molto bella, omaggio a Giacometti. Attenzione, queste sono le opere di Cotani che, anche se sembrano sono meno richieste, ma a mio avviso sono le più belle, perché sono le più concettuali. Qua stiamo parlando di fili battuti, questo è un lavoro del 1975. 76, è un dittico. Sono due tele sagomate, dopo vi mostro velocemente anche il retro per farvi capire proprio il tipo di lavoro che è stato fatto qua. Come vedete sono due tele sagomate, questa etichetta è importante la Galleria Arco d'Alimbert di Roma, firmato, datato. Ma guardate la bellezza e la qualità di questo dittico, la raffinatezza di quest'opera. Questa è un'opera che, a mio avviso, potrebbe fare un'enorme gara se viene compresa. Ovviamente, non sempre ciò avviene. L'asta scorsa avevamo un 100-100 bende di Cotani che ha raggiunto <coughs> 40.000 euro. Questa è un'opera, a mio avviso, altrettanto bella perché sono fili battuti, ma sono da considerarsi. non voglio vedere le grafiche immagino e parte ah, okay. e parte da 5.000 euro adesso torniamo torniamo là velocemente andiamo sul, a vedere il fermariello poi c'è la Sarenco poi c'è eh, vabbè magari lo spostiamo un po' Andiamo qua a vedere quest'opera di Fermariello che l'amico a casa ci ha chiesto, poi cerchiamo di, dopo torneremo là e faremo vedere i biasi, faremo vedere eh, il brown, facciamo vedere il, il, la langrine. La Andiamo su quest'opera di Fermariello. Molto, molto bella. È l'866, quindi andrà venduto in asta nella prima sessione del 21 di marzo. Questo è un Corten. Sono il titolo è Guerrieri, un lavoro del 2012. Misura 50 cm x 50. Ha una profondità, come possiamo vedere se andiamo di lato di 8 cm, andiamo proprio di tre quarti per vedere come questo lavoro viene lavorato appunto di fermariello, è presente l'autentica dell'artista su fotografia e parte da una base di soli 3.000 euro, ma sono sicuro che anche qua ci sarà una forte gara, perché questo è un grande artista molto richiesto. Siamo quindi a 50 per 50 a 3.000 euro. Fermariello, un corten molto molto bello. Andiamo adesso su questo lavoro. Facciamo prima vedere la copertina. Lo so che c'è la plastica, quindi specchierà un po'. Questa è una cartella di Sarenco che è mancato da poco. Questa è una bellissima grafica, una cartella di grafica, adesso la apriamo. L'apriamo. E facciamo vedere un po' magari dei particolari interni di queste grafiche, perché è una cartella di 6 litografie, misurano 70x50 cada una. Il titolo è black and white. E ci sono testi di Achille Bonito Oliva e Antonio Calderara, firmata e numerata ed è tirata a 50 esemplari. Edizioni a modulo di Brescia, parte da offerta libera. Facciamone vedere un po' magari una o due, entriamo proprio dentro i particolari per vedere questo, per esempio, il programma per una futura avanguardia e c'è l'alfabeto. Quindi sarà in cosponente principale della poesia visiva. facciamo vedere un'altra poi ovviamente trovate tutte le foto sul nostro sito questa L per Love e per Eros facciamo vedere l'ultima dai così esaudiamo le richieste dell'amico casa vi ricordo che tutta questa cartella sono 6 litografie partono da offerta libera. Questo è lo spazio, è poesia, è lo spazio, è poesia. Andiamo adesso a vedere un'altra un opera richiesta, questo bellissimo e importantissimo lavoro di un grande artista internazionale che è Alan Green. Questo è un lavoro a mio avviso di grandissima qualità. Hanno chiamato in tantissimi, soprattutto per chiedere condition report dall'estero. Questo. Michele, un po' questo qua. Entriamo dentro quello lì a sinistra. Questo è un dittico di grande qualità. Allangrino è un artista eh, che ha un fortissimo mercato, già esteros. Basta vedere le ultime aggiudicazioni di questo artista. Qua è un'opera molto particolare, è un dittico composto da questi due colori marroni diversi, infatti, aspettate un attimo che. Cerco è il 186, si chiama double brown, doppio marrone. In questo caso anche l'opera, se potete vederlo, c'è presente proprio una cucitura, quindi c'è una sovrapposizione di tessuto. È molto vicino come poetica in questo periodo alla pittura analitica, ma in maniera molto più accentuata. Adesso non so bene se la tipologia e la ricerca erano la stessa, però notiamo questo uso della materia, questo uso del colore in maniera proprio pura. Questo è un lavoro ondittico misura ogni tela 122 cm x 76,5, ovviamente l'opera è firmata e datata sul retro ed è presente l'etichetta della anley giuda Fine Art di Londra e della Galleria La Polena di Genova. Questa quest opera è stata es esposta in ben due importantissime mostre, la prima è la mostra La Polena nel 1976. La seconda, perché la prima era la mostra empirica, l'arte tra addizione e sottrazione al Museo di Castelvecchia di Verona su cui è pubblicata nel 75, quindi importantissima pubblicazione anche per quest'opera. Vi ripeto: le misure sono enormi: perché misura 122 x 76 cada una. Questa è un'opera a mio avviso da acquistare perché è un artista già internazionale con, e questa è un'opera davvero di grande qualità. Che parte da una base ridicola, 3.000 euro. Entriamo dentro un attimo a vedere ancora, soprattutto se riusciamo a far vedere quella parte cucita, e poi andiamo a vedere altre richieste. che ci vengono appunto vi ricordo che siamo in diretta quindi potete interagire lo state facendo davvero in maniera massiccia e vi ringraziamo bene Torniamo alla parete precedente, così eh, possiamo continuare la nostra, la nostra a esaudire le richieste degli amici da casa. Siamo proprio quasi alla metà della, di questa trasmissione. Quindi, vi ricordo che se siete intenzionati a vedere qualcosa dal vivo, chiamate ora perché, è davvero, è eh, l'ultima occasione prima dell'asta. Perché l'asta si svolgerà. Martedì e mercoledì prossimo, quindi il 21 e il 22 di marzo, e lunedì prossimo sarà una replica e non sarà più diretta. Quindi, se siete interessati a vedere qualcosa in particolare, chiamateci ora. Andiamo su i due James Brown, che ci sono dichiesti dagli amici a casa: andiamo sul primo a destra. Questo pensate, entriamo proprio a vedere i piccoli particolari di questo lavoro, che è un lavoro unico nel suo genere, entriamo proprio all'interno a vedere tutti i piccoli segni, questo è un lavoro del 2006, inchiostri su carta, misurano 45x30, metti l'altro biasino. e parte da una base di 1000 euro ma ovviamente c'è l'autentica e tutto, ma ancora più mh, mh, importante è l'opera successiva che è questo lavoro qua è proprio il periodo in cui Brown fa eh, il suo primitivismo, fa questo tipo di arte elementare questo è un lavoro dal titolo Self Portrait del 1985 è una graffite su carta a mano, misura 60x45. L'opera è firmata e datata in basso a destra. È presente l'etichetta della galleria Le Long di Parigi sul retro e etichetta della galleria Link The Contemporary Art Company. Ovviamente è presente l'autentica dell'artista su fotografia, purtroppo c'è cioè il vetro, entriamo dentro nei particolari, purtroppo dobbiamo provare a riprenderlo di tre quarti perché fa un po' di riflesso, ma un'opera di una grande qualità è anche pubblicata su due cataloghi e parte, pensate, da soli 500 euro. Questa è un'opera che anni fa si poteva pagare intorno ai 5-6 mila euro. C'è stata molta gara, eh? non è che voglio dire che siamo rimasti a 500 euro, però voglio dire un artista tutto ancora, secondo me, da comprare. Pensate un'opera così di Basquiat, quanto può costare? Ovviamente gli anni sono quelli, la tipologia di arte è quella. Ovviamente purtroppo il mercato è diverso. Questo parte da 500 euro. Poi ci sono stati richiesti i biasi, quindi andiamo sul lavoro primo di Biasi, questo capolavoro, a mio avviso. Anche qua Biasi è un grande artista, a mio avviso da comprare. Perché proprio adesso costa: eh, un, è, calato molto, cioè molto, è calato un po' l'interesse su questo artista, ma a mio avviso è un artista che ha molto più richieste all'estero che in Italia e questo già la dice lunga, è normale che quando un artista, un artista scusate, cresce molto eh, di colpo eh, sul mercato poi abbia un attimo di assestamento, ma attenzione perché questo non vuol dire che l'artista si fermerà se un attimo messo in stand by, ma continuerà a crescere io ho visto sue vendite all'estero, a al Basilea, in gallerie prestigiosissime Opere così vengono vendute tranquillamente a 15-20 mila euro. Qua stiamo partendo da un'ase di 5 mila euro. Quest'opera poi è pubblicata, no scusate, è presente il timbro dello studio d'arte Valmor di Vicenza e il timbro dell'archivio Alberto Biasi in quale è pubblicata, scusate, è archiviata. Andiamo anche sull'altra, l'opera a fianco, questo è un politipo molto molto bello. E devo ancora farlo vedere. Politipo, ogni oggetto ha un suo colore appropriato e il titolo del 1973. Sono lamelle in PVC su tavola, misura 26x18. È presente il, tu, lo, il timbro dello studio d'arte Valmore di Vicenza sul retro e il timbro dell'archivio Alberto Biasi sul retro e autentica dell'archivio Alberto Biasi su Fotografia, queste sono due gemme, due chicche di Alberto Biasi, che viene proposto a 4.000 euro. Andiamo all'opera a cavalletto: questo bellissimo lavoro di Costa Longa. Franco Costa Longa, anche qua grande artista italiano, ampiamente sottovalutato a mio avviso, è un artista perché è molto riconoscibile, quindi questo sicuramente è sinonimo di garanzia. Questo poi è un lavoro a mio avviso di una qualità e di una bellezza unica, innanzitutto è proprio un lavoro questi suoi, come si può dire... Cilindri proprio vecchi degli anni '70 in legno. Sono cilindri dipinti applicati su tavola, misura 60 cm x 60 e dà una profondità di 2 cm. È del 1973. Se noi appunto ci muoviamo davanti all'opera, ruotiamo, vediamo appunto che la forma, il colore di questi cilindri, ovviamente essendo avendo un taglio, diciamo un'angolazione colorata dei 45 gradi tendono a oscurarsi e annullarsi ed altri invece appaiono. Questa è un'opera di immensa qualità che parte da 500 euro. E siamo a 550 euro, mi dicono, quindi la prossima offerta sarà 600 euro. Andiamo adesso all'opera. Ci è stato chiesto anche il Savelli, quindi andiamo a prepararlo magari dopo il fangor. Allora andiamo qua, su quest'opera qua di Adrian Paci, un bellissimo lavoro di grande qualità, a un prezzo davvero unico. Questa è una fotografia da stile, è una prova d'artista. Purtroppo tanti ci avete chiamato, ci avete chiesto se è un multiplo. Purtroppo non possiamo sapere, non sappiamo se da, abbiamo provato a informarci dal precedente proprietario per sapere se quest'opera poi hanno fatto un multiplo comunque l'opera l'autentica quindi la nostra deduzione è che avendo l'autentica non si tratti di multiplo comunque è una prova d'artista quindi significa che magari l'artista poi da questo, da, questo da, questa, da questa stampa poi magari alla, modificandola ha fatto tratto dei multipli questo è un lavoro molto bello, misura 30x40 cm, l'opera è firmata e datata sul retro ed è presente il certificato di autenticità dell'artista e parte da 500 euro. andiamo adesso a vedere il Savelli che ci sono chiesto l'Angelo Savelli questo bellissimo dipinto che era già mm, molto molto bello di grande qualità il lotto è il 164 quindi questo andrà venduto il mercoledì questa è un'opera a mio avviso storica importante per un grande collezionista di Savelli questo è il periodo proprio Appena precedente all'utilizzo dei bianchi e qua proprio è palese il passaggio dal colore al bianco. Vediamo proprio come da destra, da sinistra a destra, proprio leggendo come, come leggere un libro: notiamo che l'artista fa questo passaggio. Proprio un mercante mi ha fatto notare che se noi tagliassimo, taglia, scusate se passo davanti, tagliassimo questo piccolo quadrato qua, inquadriamo solo questo quadrato: 30-30. Un'opera così da Doroteo ha fatto sui 30.000 euro. Se noi entriamo proprio in questo piccolo quadrato notiamo questo uso del bianco che è tipico poi del Sabelli dopo, perché quest'opera, pensate, è del 1958. Sul retro è presente l'etichetta della Galleria Cavallino di Venezia. Quest'opera è stata venduta da noi due anni fa. A 22.000 euro, purtroppo il proprietario è morto e l'erede diciamo, ha deciso di rimettere all'asta ehm, tutte le opere del padre. Ovviamente, noi non potevamo rimetterla a una, a una base alta come quella che era stata la giudicazione, quindi abbiamo proposto 10.000 euro di base d'asta, che è comunque è una base super invitante per un'opera di Savelli. Sapete anche l'interesse che c'è su Savelli in questo? Momento, questa misura 160x102. Questa è un'opera a mio avviso che dovrebbe comprarla o un grande collezionista che va oltre il fatto che questo non è un bianco di Savelli, oppure un grande collezionista di Savelli, perché questo in una collezione di Savelli un'opera così deve esserci. Savelli è un grandissimo artista che è, sapete chi c'è dietro questo artista, c'è dietro Prada, c'è dietro galleristi molto importanti che hanno fatto mostre a Londra, mostre in tutto il mondo. Ovviamente, queste sono le opere appena prima, due anni prima dell'utilizzo dei bianchi. Eh, non l'ho fatto. Mettelo a posto il biasico, va bene. Facciamo vedere anche il Reiner, poi arriviamo al Fangor. Quindi, qua siamo sul Savelli 160 per 102 del 1958, base d'asta, 10.000 euro. Andiamo su quell'opera che è appena stata appesa, il Reiner. Questo va il. La prima sessione, quindi martedì 21, è del 1999, entriamo proprio dentro l'opera a vedere i piccoli segni particolari, è una tecnica mista su litografia, su tipico gesto fatto sulla litografia, lui lo faceva sulle stampe sulle fotografie, questo invece è fatto sulla litografia, quindi la base è litografica e poi ovviamente il gesto è manuale e lo rende un pezzo unico è firmato e datato in basso a destra c'è il certificato di provenienza della Galleria Imkinski di Vienna, base d'asta 3.000 euro anche qua un lavoro di un grande artista internazionale Andiamo a vedere il fangor, adesso andiamo indietro. Il fangor è una delle opere più importanti che abbiamo in asta, è una tela molto importante, siamo fortunati perché proprio prima di noi sono passate in asta all'estero opere eh, molto che hanno fatto cifre importanti. Andiamo subito all'opera in parete. A vedere questo bellissimo lavoro, che questo è obbligatorio vedere dal vivo per capire la qualità pittorica di quest'opera. Questa è un'opera del 66, molto molto bella. Ovviamente non è di quelle più più ruffiane ma c'è una raffinatezza una ricerca all'interno di questi due bianchi molto interessante questa è un'opera del 66, vi ho detto misura 71,5x71,5 l'opera è firmata e datata sul retro, è un'opera che parte da soli 10.000 euro pensate che proprio l'altro giorno in Polonia un'opera delle stesse dimensioni quindi stessa dimensione, stessi anni aveva dei colori magari più accesi sicuramente, però ho fatto 125.000 euro più diritti. Questa è un'opera che parte da 10.000 euro, comunque si sono, hanno già chiamato molti collezionisti stranieri perché questa è un'opera che sicuramente susciterà l'interesse di collezionisti importanti stranieri. Giusto per darvi due punti di riferimento di questo artista, pensate che nasce in Polonia. E poi negli anni 60 si trasferisce negli Stati Uniti. Solo per dare un punto della situazione, dell'importanza di, di, di questo artista, eh, basta vedere le prime mostre che fa negli Stati Uniti. Nel 61 espone con 15, alla mostra 15 pittori eh, polacchi al MoMA di New York. Nel 65 espone a Responsi BY. E poi nel 70, retrospettiva molto importante, al Guggenheim di New York. Cioè, guardando il curriculum, davvero è impressionante pensare che questo, questo, artista, che questo artista costava fino agli anni 80-90 poche centinaia di dollari e di euro. Questo è un lavoro, pensate, che è stato comprato nel 92 a Milano a Frearte a 800.000 lire. Ovviamente il collezionista ha detto mettiamolo in asta, facciamolo, sapendo anche lui che comunque era un quadro magari più difficile di quelli più cangianti, ha deciso di farlo partire da una base più bassa e più allettante. Questo è un lavoro, vi ripeto, che misura 71,5 x 71,5 che parte da 10.000 euro. Sul catalogo cartaccio, che vi ricordo, potrete richiedere una copia gratuitamente a casa. Questo è il catalogo, abbiamo in copertina la grande opera di Carlo Alfano, abbiamo pubblicato il Fangor e c'è proprio pubblicata la mostra di Responsi Vie in cui è presente l'opera di Fangor. Mostra del 65. Questo è proprio l'interno del MoMA durante l'importantissima mostra che al tempo sta un po' magari diciamo non tanto considerata, ma ad oggi, appunto, che la cinetica e l'ottica l'ha presa ormai piede, molto richiesta, soprattutto all'estero c'è un forte interessamento a questo tipo di arte. Eh, sappiamo come in realtà questi artisti siano davvero molto richiesti. Questo è Fangor a 10.000 euro di base d'asta. Già che siamo su questa bellissima parete, una parete davvero, tra le due, ci sono le due opere più importanti, andiamo anche all'opera successiva, il lavoro di Lucio Fontana, concetto spaziale di questo maestro. Dell'arte italiana, fondatore dello spazialismo e di altri movimenti molto importanti, è stato davvero il maestro, come per modo di dire, di tanti artisti ehm, che hanno visto in Fontana un modello, un simbolo, un punto di riferimento. Questo è un lavoro del 64-65: sono strappi e graffiti su carta assorbente bianca. Entriamo proprio all'interno dell'opera, vediamo i singoli, vedete come questa anche la dimensione dei buchi sono differenti di serie in serie l'uno dall'altro. C'è questa anche forte gestualità che è data appunto da questo tipo di carta, da questo supporto che essendo molto spessa è anche molto mh, importante e porosa, questa, anche al tatto da questo senso di materia. Non è una carta semplice, è una carta spessa almeno un millimetro, due millimetri, quindi da questo proprio da questo forte senso di matericità che solo le tele riescono a dare in questa misura. Questo è un lavoro che misura 45 cm x 58 cm. Ovviamente l'opera è firmata in basso a destra e l'opera è anche registrata presso la Fondazione Lucio Fontana di Milano. Per adesso abbiamo provveduto noi, purtroppo non è pubblicata a catalogo generale perché ovviamente quest'opera, pensate, è stata acquistata alla sincrona. Perché dietro è presente il timbro della Galleria Sincron per eh, una cifra ridicola. La signora che l'ha acquistata mi ha proprio detto: Io mi ricordo che quando andai a vedere la mostra alla sincrona di Fontana mi piaceva un taglio, io volevo prendere un bel taglio. però il marito in quel momento lì si vede che non aveva proprio la disponibilità perché ricordate che Fontana è sempre costato mentre invece una carta così costava 100.000 lire cioè come dire oggi 500.000 lire negli anni 70 penso perché lei mi ha proprio detto costava poco cioè le carte mentre invece le tele ovviamente costavano già molti soldi e proprio lei l'ha presa e l'ha attaccata in casa non l'ha mai staccata quest'opera vedete ha la cornice ancora anni 70 proprio di alluminio come si usava all'epoca purtroppo come si, 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 si faceva spesso in questi anni, non si pensava tanto alla conservazione dell'opera d'arte, ma semplicemente si incorniciava e si metteva al muro. Bene, quest'opera sta incorniciata con il legno e quindi ha presente, come tutte, la stragrande maggioranza delle carte di Lucio Fontana, ha presente delle, eh, degli ingiallimenti. Noi abbiamo provato a chiedere, noi ovviamente la vendiamo così, perché noi, per esempio come collezionisti. Non porteremo mai a restaurare quest'opera perché è anche il bello, il segno del tempo dell'opera e anche altri collezionisti ci hanno confermato questa teoria, però c'è chi magari la vuole più bianca, la vuole perfetta, noi comunque lo sconsigliamo, però abbiamo fatto vedere a delle restauratrici che fanno solo carte, le quali ci hanno confermato che si può tranquillamente, anche perché Lucio Fontana usava un tipo di carta assorbente molto importante, molto cara e quindi diciamo aveva già eh, una qualità molto alta anche nella materia che usava e questo gli permetteva di permette a questo supporto di poter eh, lavorarlo quindi di poterlo restaurare quindi questo è Lucio Fontana a mio avviso è una delle carte assorbenti più belle in circolazione pensate che a Bologna proprio due gallerie avevano uno, addirittura, aveva una carta che era precisa, forse leggermente più piccola, di fontana, e veniva eh, richiesta con molti meno buchi. Perché l'importante di questa carta è anche, attenzione, la presenza di 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 buchi. Poi, come vi ho detto, di dimensioni diverse. Passiamo dal piccolo un po' più grande, poi leggermente più grande, poi il gesto proprio più grande. Un'opera, vi dicevo, con molti meno buchi, mi hanno chiesto 130.000 euro. Questa parte da 20.000. Sono sicuro che farà una forte gara, però chi lo sa dove arriverà. Ovviamente per poter partecipare all'asta bisognerà iscriversi. Ok, dobbiamo fare un giro di 360, quindi leggermente andiamo perché ci sono richiesto di vedere tre opere di un grande artista del Novecento, un figurativo, che è Renzo Vespignani. Andiamo a vedere la prima a parete, che è questa. Questo è un grande artista che è davvero sono opere importantissime questa è una tela molto sono tutte e tre tele enormi Eh, mi prende il catalogo? Sono tutte pubblicate. Questa è l'849, un'opera molto bella pittoricamente, sono capolavori del realismo esistenziale. Questa è, è la resa di Stalingrado del 1974. Questo è un olio su tela, misura 130 cm per cento. L'opera è firmata e datata in basso a sinistra. Pensate alla base ridicola di questo lavoro, 3.000 euro. Un'opera così mi dicono che negli anni eh, 70, 80 e 90 costava almeno 15, 20, 30 milioni, costava tantissimo. Era uno degli artisti più pagati nel panorama artistico italiano. Pensate che quest'opera, come le altre due vi mostrerò, sono pubblicate su questo importantissimo volume, Renzo Vespignani Tra le due guerre, edizione Fratelli Pozzo di Torino. Questa è l'opera in questione. La resa di Stalingrado. Guardate, proprio, entriamo dentro l'opera a vedere tutti i segni, questa drammaticità, questo dramma che rappresenta appunto in questo corpo. Questo è un lavoro che vi ripeto parte da soli 3.000 euro. Andiamo a vedere l'opera Cavalletto, sempre di Vespignani. Questo è un capolavoro vero. Un'opera bellissima dal titolo La giornata dell'ala tricolore. 1972-75 l'anno, misura 195 cm per 114. Pensate quest'opera, enorme, realmente, viene venduta, presentata a una base di 7.000 euro. Entriamo anche qua a vedere tutti i particolari dell'opera perché merita davvero di essere visionata con attenzione. Questi erano artisti che usavano proprio la pittura, che sapevano dipingere. E utilizzavano l'immagine la pittura per rappresentare la drammaticità dell'uomo ci sono tante richieste su questi lavori è logico perché sono artisti che costavano davvero tantissimo e comunque i collezionisti di un certo tipo di arte sono ancora molto attivi e molto presenti e quando vedono questi capolavori andare all'asta non si lasciano scappare. Anche questo lavoro è pubblicato sul catalogo molto importante di Vespignani, tra le due guerre, ovviamente sono cataloghi... molto importanti, erano delle importantissime pubblicazioni che facevano in quegli anni lì, le facevano solo artisti che costavano davvero tanto. Renzo Vespignani parte da 7.000 euro. misura, vi ripeto, 195 per 114 e parte da 7.000 euro. Andiamo a vedere l'ultima opera di Vespignani, che è la periferia, queste periferie, che poi non è proprio una periferia, ma questo il titolo è San Lorenzo, il sole del 19 luglio, 1975. Qua siamo nel quartiere San Lorenzo di Roma quartiere popolare e appunto vediamo questa abitazione con tutta questa serie di rovine, di, di, di... era un quartiere che ha bombardato San Lorenzo nella seconda guerra mondiale, appunto un quartiere che era proprio periferico, romano, una borgata, questo è un lavoro del 75, un allo su tela, misura 120x140 cm. L'opera è firmata e datata in basso a sinistra, parte da 4.000 euro, 4.000 per la periferia, ovvero San Lorenzo del 19 luglio. E anche questo lavoro è pubblicato sull'importante catalogo di Vespignano. 4.000 euro per questo lavoro di Renzo Vespignani. Ne abbiamo un'altra richiesta da un amico a casa, la cartella di grafiche di Fabio Mauri, quindi purtroppo per il nostro amico Walter dove fare un altro 360, scusate un 180. Andiamo alla parete sul retro e andiamo a vedere questa bellissima cartella di grafiche di Fabio Mauri. Dal titolo Le proiezioni sono 15 litografie e serigrafie, misurano 34 x 24 cada una, l'opera è tirata a 300 esemplari e parte da soli 500 euro. Vi mostro giusto qualche esemplare. Fabio Mario è un grandissimo artista che ha usato anche il video nel suo tipo di arte, famosi erano i suoi schermi con la scritta fine di questi e poi lui usava molto la proiezione su, sui corpi. Aveva addirittura fatto una proiezione dei video di Pasolini sul proprio corpo, quindi un grande amico di Pasolini, questo è davvero un gigante dell'arte italiana, che ovviamente le sue opere, le sue tele sagomatte che fanno appunto questi televisori sono super richieste. Infatti questo è senza ideologia. Pier Paolo Pasolini Vangelo secondo Matteo, proiezione su abito e sedia. Lui usava proprio questo il titolo Le proiezioni, raccoglie questi momenti di, che erano poi momenti di, eh, di installazione di video art, di arte concettuale, in cui lui sostanzialmente proiettava dei video di artisti, di, di, di grandi amici, eh, registi come Pasolini, su eh, vari oggetti. Su vari corpi, questo per esempio su palla da gioco, Galleria Toselli di Milano, Pierpaolo Pasolini. Uccellacci: Uccellini proiezione sull'abitazione. Questa è proprio una cartella che raccoglie, che documenta il suo lavoro di proiezioni su vari corpi fisici e materiali. Bene, torniamo alla, parete, torniamo alla parete centrale, andrei subito sull'opera di Minoli, questo bellissimo lavoro di Paolo Minoli, queste sei tavole molto molto belle, che anche qua hanno riscosso un forte interesse da parte del collezionismo. Questo è un lavoro molto bello, molto raffinato. Di un grande artista italiano molto bravo. Questo è un lavoro del 76-77, interazioni cromatiche. Il titolo è acrilico liquitex su tavola, misura 40 cm x 40 ed è una sequenza di sei tavole. Sono firmate date sul retro. Ed è presente sul retro il timbro della galleria Lorenzelli di Bergamo. Questa è un'opera che parte tutta quest'opera, perché attenzione: sono sei tavole: parte a 5.000 euro. Vedete proprio come la gradazione dietro, ci spiega su ogni opera. Spiega tutta l'opera. Dice interazioni cromatiche, il titolo. Sequenza 1 da 1 a 6. In questo caso sulla sequenza 1. Rapporto tra il valore cromatico del campo, cioè il rosso, e i segni delle ordinate verticali, il segno è minimo. Quindi in questo caso abbiamo il minimo segno coordinate verticali sul rapporto cromatico di fondo. E notiamo come questo rapporto va sempre aumentando. Quindi, qua leggermente più spesso, qua addirittura troviamo delle linee orizzontali che, che aumentano questo rapporto, aumentiamo, aumentiamo fino ad arrivare all'annullamento del colore di fondo. Questo è un lavoro di una qualità, di una bellezza e di una rarità davvero uniche. Un lavoro così che parte da soli 5.000 euro. Sono sei tavole, acrilico e liquitex su sei tavole, che misurano 40 cm x 40, e poi ognuna al timbro della Galleria Lorenzelli di Bergamo, che viene presentata tutte insieme a 5.000 euro. proprio dentro l'opera questo è bellissimo lavoro di Minoli a 5.000 euro è davvero, secondo me, un'occasione un irripetibile perché ha una qualità questo lavoro davvero unica. Vi ricordo che l'Asta si svolgerà in due sessioni il 21 e il 22 di marzo. Tutte le opere che vedete andranno battute all'asta. Per partecipare all'asta ci sono i tre modi. Di persona, per alzata di mano, oppure al telefono, da casa comodi. L'asta sarà divulgata, trasmessa televisivamente. L'unico problema è che avremo un ritardo di circa 15-20 secondi, quindi l'asta sarà un po' in ritardo televisivamente, però non abbiate... Mh, se volete partecipare a qualche lotto, noi vi consigliamo di chiedere di essere contattati al telefono perché comunque i telefoni saranno in tempo reale. E il terzo modo è quello online. Sul nostro sito, che è www.martiniarte.it, accederete a un sistema che vi potrà permettere di fare dei rilanci con un semplice clic. Andiamo all'opera successiva, un lavoro di Paolini. Questo è un lavoro importantissimo, molto concettuale, di un grande maestro dell'arte concettuale italiana. Quest'opera è un senza titolo del 71, è carta fotografica su carta nera, misura 50 cm x 50. L'opera è firmata e datata sul retro, autentica dell'artista sul retro, parte da una base di 5.000 euro. Dove però anche presta? Intanto se siete fatte le richieste, prepariamo il, il, co, il, il Prepariamo tutto il set, abbiamo un attimo di cambiamento, intanto restiamo sul Paolini, Paolini appunto nei primi anni 60 sviluppa proprio la, su la sua ricerca, focalizzando l'attenzione sui componenti del quadro stesso, cioè utilizza proprio gli strumenti del pittore, lo spazio della rappresentazione, i telai, le tele eh, capovolte, della sua prima mostra personale che la tiene pensate nel 64 alla galleria La Salita di Roma, cioè una delle gallerie più importanti dell'epoca, presenta una serie di pannelli di legno grezio appoggiati sulla parete che suggeriscono l'idea di una mostra in allestimento. E vediamo proprio che in tutta l'arte di Paolini c'è questo gioco, quest'arte concettuale, questo gioco sull'incomprensione, questo gioco sul, sul questo cortocircuito tra realtà-finzione, tra concetto-opera, Pensate che nel 67 e dal, 67, dal 67 al 72 Celant lo invita appunto a partecipare alla mostra Arte Povera, però di fatto Paolini non entra mai a pieno con il clima vitalistico della esistenza de, che, dis, che distingue i pittori eh, poveristi. Paolini infatti dichiara che la sua appartenenza all'arte è proprio... Si identifica in modo programmato con l'io collettivo degli artisti che lo hanno preceduto. Quindi, lui cita, fa una citazione: la sua arte è un'arte che è fatta di rimandi, riferimenti alla storia dell'arte. Lui non nega la storia dell'arte, ma anzi la valorizza. Appunto, nella sua, negli anni '70 partecipa alla Biennale di Venezia, dove per la prima volta utilizza un calco in gesso. Do dal 68 al 70, lui cosa fa? Inizia una serie di autoritratti. L'autoritratto è sempre stato per la storia dell'arte anche un punto di riferimento. E Paolini inizia una serie di autoritratti, l'autoritratto a Poussin, a Rousseau, oppure il famoso autoritratto col Doganiere. Insomma, crea questo cortocircuito in cui l'autoritratto diventa anche un po' un mezzo di ironico. In questo caso, l'artista cosa fa? Pone appunto un'immagine fotografica lucida. Ovviamente è nera, e quindi, cosa succede? Riflette, e chi riflette? Lo spettatore, quindi lo spettatore in maniera semplice, perché non usa uno specchio non, come avrebbe potuto usare, ma usa proprio la carta fotografica, quindi un materiale semplice, povero. Concettualmente, lui crea uno specchio, vetro, nero, lucido, specchio, e lo spettatore si riflette, e quindi diventa un autoritratto dello spettatore. Concettualmente un'opera davvero curiosa, molto interessante, questo è un lavoro molto bello, del 1971, viene proposto a 5.000 euro. Faccio ancora uno... Abbiamo delle richieste, quindi ci spostiamo. Torniamo sul Langeroni, che si è stato chiesto da un amico a casa, poi il Michelangelo di Tano Festa, poi Presta e Landi. Andiamo subito sul Langeroni, quest'opera molto bella che vi ho presentato all'inizio trasmissione. Un'opera molto bella e molto grande. un lavoro del 1975, misura 121x121, l'opera è firmata e data sul retro, etichetta Lagorio Arte Contemporanea, certificato di Nangeroni, 4.000 euro a base d'asta, ma è un'opera davvero enorme, ma soprattutto è un'opera di grande qualità, davvero. Qua state guardando una delle opere più belle di Nangeroni mai presentata in asta. non solo per la sua dimensione, ma soprattutto per la qualità pittorica di quest'opera. Quindi Nangeroni del 75 121x 121, base d'asta 4000 euro. L'opera che sarà richiesta poi è questo Michelangelo di Tano Festa, un attimo che ci andiamo. Michelangelo, questo qua verde uno dei soggetti più riconoscibili di Michelangelo, di Tano Festa scusate, appunto da Michelangelo dal 1978 è una clicca su tela, misura 90x70 anche questo ha la doppia autentica sia dell'archivio curato dallo studio Soligo che quello curato dalla figlia di Tano Festa, Anita Festa quindi doppia autentica, più sicuro di così è impossibile questa è un'opera che viene presentata a una base di soli 2000 euro, misura 90 x 70 cm. Entriamo proprio nei particolari, questo è uno dei soggetti più richiesti e più riconoscibili di questo artista, Tano Festa. 90 per 70 2000 euro anche Dopo l'opera di Festa si è chiesto questo bellissimo cuciture su tela di Paolo Masi. Questa è un'opera da non lasciare sfuggire. Anche Paolo Masi, un grande artista della pittura analitica, forse l'ultimo del gruppo analitico che si può ancora acquistare a cifre eh, interessanti. Questa è un'opera molto rara perché è una tela. Sono cuciture su tela e tecnica mista, misura 60x60. Base d'asta 2000 euro. Qua vi mostro anche il retro dell'opera perché capite proprio il tipo di cuciture. Opera di grande qualità di un grande artista della pittura analitica, che, come vi ripeto si può acquistare ancora cifre interessanti perché voi pensate che questo è un lavoro degli anni 70, proprio del 1975, sono cuciture su tela delle opere più rare da reperire sul mercato, proposto ad una base di soli 2.000 euro. L'analitica, come sappiamo, è un movimento ancora in forte richiesta. Pensate che segnalo, come ho fatto lunedì scorso, L'importante mostra che si sta tenendo a Livorno presso la galleria Gianmarco Casini Galleri, un giovane gallerista a cui noi facciamo in bocca al lupo e proprio inaugura lo spazio, la galleria con un ret una retrospettiva su Paolo Masi, dal titolo Moduli. Inizia inaugurata la mostra l'11 marzo. Continuerà quindi fino ai prossimi nelle prossime settimane sarà possibile andare a vedere questa mostra che consiglio a tutti di visionare, una mostra che ha riscosso molto successo su Paolo Masi dal titolo moduli presso la Gianmarco Casini Gallery di Livorno. Andiamo alla processiva, questo lavoro molto bello di un grande artista, anche qua un po' dimenticato, che è Salvador Presta. Questo è un lavoro anni 70, sono griglie in plexiglass sovrapposte applicate su tavola. Misura 90 x 75 ed ha una profondità di 4 cm. Pensate, quest'opera parte da soli: 1000 euro. 1000 euro per un lavoro di presta anni 70. Anche qua, un artista difficile da trovare sul mercato, questo è un lavoro a mio avviso di grande qualità. Tutte e due, me l'avevano chiesto anche a me domenica. Guarda, hai un altro pistone lì? Due park. Quindi Salvador presta a 1000 euro. Andiamo a vedere l'altra opera successiva, un bellissimo e rarissimo elastico di un altro grande artista del gruppo N, Edoardo Landi, struttura visuale del 1966. Sono fili elastici su tavola, misura 72x72x1,5. Per per L'opera è firmato è datata sul retro, è presente l'autentica dell'artista su fotografia e anche qua pensate un'opera di questa qualità, di questa dimensione ma soprattutto di questi anni, 1966 proposta soli 5.000 euro. 66, dietro è firmata. Bellissimo lavoro di Edoardo Landi, altro grande artista del gruppo N. Anche qua attenzione perché fra un po' queste opere saranno difficili da reperire sul mercato. 5.000 euro per il lavoro di Edoardo Landi. Altra richiesta che ci è venuta da casa sono i due lavori di Julio Leparque. Il primo in alto è una tela del 1980, è un acrilico su tela, misura 30 cm x 30, firmato e datato sul retro, timbro Galleria Bergamini sul retro. misura 30x30, timbro Galleria Bergamini e parte da soli 3.000 euro. Questo è un bellissimo lavoro di Lepar, a 3.000 euro, anche quello sotto che parte invece da 1.000 euro. Questo è un senza titolo anni 60. Queste sono le sue carte lucide, quindi carta d'alluminio, quindi è specchiante, tutta quadrettata, poi è piegata per dare questo effetto di optical. Lui negli anni '60 usava molto queste, queste superfici specchianti. Fece anche un'importante mostra alla Galleria Denise René, in cui il catalogo era fatto proprio da una forma a specchio, cioè a specchio da balda con gli specchi col manico. Questi sono lavori molto belli. Vi faccio vedere proprio la specchiatura che riflette, metto lì la mia mano appunto per vedere l'effetto che fa vedete proprio come la mia mano viene distorta quindi c'è questo effetto sulla ovviamente non lo vedete se perché la mia mano è davanti però proprio queste ricerche su, sulla percezione, sulla distorsione sì. torniamo sul nostro percorso da dove ci siamo lasciati nel frattempo vi ricordo che Ah, ok, ci hanno chiesto il Franco Angeli. Allora, noi proseguiamo, magari ne mettiamo cavalletto o lo vuoi mettere subito? No. Allora, andiamo adesso al Dobesch e poi farò vedere il Franco Angeli del 66. Andiamo all'opera eh, che seguiva Paolini. Questo bellissimo lavoro di un grande artista cecoslovacco. Milan, Dobesch, un lavoro anni 70. per l'esattezza 1972. E assemblaggio vetro serigrafato e tavola serigrafata. Misura 50 cm x 50, ha uno spessore di 5 e parte da 5.000 euro. opera di grande qualità di un grande artista internazionale Milan Dobesh a 5.000 euro 50 cm per 50 1972 l'anno un'altra richiesta andiamo all'opera Cavalletto c'è stata richiesta da un amico a casa questa bellissima carta intelata di Franco Angeli attenzione all'anno 1966 misura 50 cm x 142,5 l'opera è firmata e datata di basso a destra e l'opera è registrata presso l'archivio Franco Angeli la base d'asta di quest'opera è 2000 euro bellezza di questo lavoro, ma soprattutto che poi un po' vanno di pari passo l'anno 1966, pop art, piena pop art, 66, sono le opere più rare di questi artisti che fanno ormai cifre davvero molto alte. Poi questa ha avuto il nuovo archivio, quindi della figlia di Franco Angeli quindi a tutte le carte in regola per poter fare un'importante gara, perché un lavoro così davvero proposto ad una base di soli 2.000 euro è forse una delle ultime occasioni su queste opere degli anni 60 che si possono trovare nelle aste internazionali. Quindi Franco Angeli del 66 a 2000 euro. Torniamo sul nostro percorso e andiamo all'opera di Carla Accardi, i due grigi. E quest'opera qua. Così riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, ci eravamo fermati sul dovesh. Adesso continuiamo sulla nostra parete. Vi ricordo che avete ancora mezz'ora più o meno per intervenire. Se avete delle richieste che non avete visto, vi chiediamo di chiamarci subito perché il tempo sta per scadere. E questa è l'ultima occasione che avete per poter scegliere cosa vedere. Questa trasmissione andrà in replica domenica dalle ore 13 alle ore 16 e poi dirette non ce ne saranno più. Andremo direttamente all'asta il 21 e il 22 marzo. Questa è una Carla Cardi, due grigi del 1972. Sono vernici su sicofoil, misura 30x15, l'opera è firmata, è datata e numerata col numero di archivio sul retro, c'è il certificato di autenticità dello studio Carlaccardi ed è anche pubblicata a catalogo generale. Pensate, quest'opera parte da soli 5.000 euro. Proseguiamo il nostro percorso e andiamo su quest'opera che io amo di Carlo Alfano. Carlo Alfano è un importantissimo artista napoletano che ha esposto le più importanti gallerie di arte concettuale. Pensate che le prime mostre le ha tenute proprio la galleria Lucio Amelio, poi Morra, poi Rum, quindi le gallerie più importanti di Napoli e poi era stato selezionato come unico italiano presso la galleria Art in Progress di Tedesca, quindi la galleria numero uno di arte concettuale su, con la scrittura. Aveva artisti del calibro di Cossut e infatti scelse Alfano e lo, lo blindò con un contratto in esclusiva. Questo è il frammento di autoritratto anonimo numero 48. È una Clico su tela, misura 50x70, firmata e datata sul retro, sul retro è presente l'etichetta della galleria al centro di Napoli e il timbro della Galleria Peccolo di Livorno. L'opera è anche registrata presso l'archivio Carlo Alfano curato dalla figlia. qua qua. Questa è un'opera di Alfano, Alfano inizia negli anni, appunto questi lavori sono mh, a fine anni 60, questi frammenti dell'autore tratto anonimo, in cui lui appunto pone questi secondi e inizia una relazione proprio con il fruitore, perché lui appunto voleva che il fruitore iniziando a contare si perdesse poi nella, nel suo inconscio e andasse proprio a relazionarsi con l'artista stesso. Questo è un lavoro molto molto bello. Che parte da una base d'asta davvero interessante. 5.000 euro, ma c'è già stata una gara pazzesca. Pensate siamo già arrivati a 10.000 euro. Questa è un'opera che tranquillamente potrebbe arrivare in asta anche sopra i 20.000 euro. Quindi cos'è già stato richiesto? Ok, ci è stato richiesto il calzolari, poi. Sto richiesto il turcato e poi il Vespignani. Dobbiamo tornare indietro, quindi andare sulla parete mobile. Andiamo a questo bellissimo lavoro, sale e tabacco di Pierpaolo Calzolari. Entriamo dentro l'opera che purtroppo ha il vetro, quindi specchia un po'. È un senza titolo del 1968. È una tecnica mista sale e tabacco su cartoncino, misura 71 cm x 103 L'opera è firmata in basso a destra, è presente l'autentica dell'artista su fotografia, etichetta dello studio De Ambrogi di Milano sul retro, timbro della galleria Gioarte di Mestre su Fotografia e sul retro. Questa è un'opera molto bella perché è presente proprio la forte matricità sia del sale che del tabacco. Quindi è un'opera davvero di grande qualità. E poi attenzione all'anno. 1968. Qua davvero, anche secondo me c'era molta gara. Pensate che è un'opera che parte da soli 5.000 euro, e misura 71 centimetri per 61. Purtroppo lo specchio tende un po' a riflettere, però. Se venite a vederlo dal vivo vedrete proprio la forte presenza di questo sale che non è solo sparso e scritto, ma proprio uno spessore di qualche millimetro, dovuto a questa colla, forse questo, questo collante che teneva, faceva appunto una pasta unica col sale. 5.000 euro per l'opera di Pierpaolo Calzolari. Andiamo adesso all'opera Cavalletto, questo bellissimo cangiante di Giulio Turcato, anni 70, è un olio e sabbia su tela, misura 60x80, firmato in basso a destra, certificato archivio Turcato su fotografia, con firma dell'artista, Timbro Galleria, nuovo stagittario di Milano su fotografia. Quest'opera parte da 3.000 euro. Anche qua lavoro di Turcato, ormai sono in forte crescita, c'è stata un'importante un mostra alla Galleria del Ponte di, eh, di Livorno, scusate, di Firenze e eh, dopo replicata dalla Galleria Milano e adesso appunto queste sono opere molto difficili da reperire a queste cifre, vi ricordo quest'opera che misura 60x80, stiamo parlando di una tela parte da 3.000 euro ma è bellissimo dal vivo quest'opera perché appunto sono questi colori molto fluorescenti, questo blu cangiante si, si differenzia da questo viola, poi la presenza dei glitter all'interno da questo senso di luce, questi punti di luce. Questa è un'opera davvero molto molto interessante che parte da una base di 3.000 euro. 3000 euro su quest'opera di Turcato. Andiamo sulla richiesta ancora di rivedere il Vespignani. La resa di Staringrado. Entriamo proprio dentro la pittura a vedere la grande maestria di questo grande artista del realismo esistenziale, questo è del 1974. È un olio su tela misura 130%. L'opera è firmata e datata in basso a sinistra. E pensate, quest'opera è pubblicata come vi ho mostrato prima, ma ve lo mostro anche adesso. A pagina 90 di uno dei cataloghi più importanti di Vespignani, Renzo Vespignani tra le due guerre, questa è un'opera che davvero ha una qualità pittorica e proprio di trasmette proprio questa sofferenza che era proprio dovuta dopo le guerre, tra le due guerre. Una pittura che negli anni fino agli anni 90, 2000 aveva un cifre molto importanti. Pensate Quest'opera parte da soli 3.000 euro. Vi mostro anche la pubblicazione, velocemente, poi proseguiamo il nostro percorso. Questo è il catalogo Renzo Vespegnani tra le due guerre. E questa è l'opera pubblicata. Sono tre capolavori di Vespegnani in quest'asta, che mi auguro che possano salire e fare gara, perché è un artista che davvero meriterebbe altri prezzi. Bene, torniamo alla parete principale, così terminiamo il nostro giro perché siamo quasi arrivati al termine, manca circa mezz'ora. Vi ricordo che tutte le opere presentate andranno all'asta il 21-22 marzo. L'asta per partecipare si può partecipare in tre modi differenti, in sala di persona, al telefono oppure online. Tutti e tre i modi hanno un unico punto in comune, l'iscrizione. Iscriversi alla casa d'asta è obbligatorio, voi non potrete chiamare durante l'asta e chiedere di rilanciare se non siete registrati. Andiamo su questo capolavoro bellissimo, rarissimo di eh, Elio Marchegiani, la gomma, detta anche la pelle, perché appunto è fatta in cauciù e lo stesso artista mi ha spiegato che lui scoprì che appunto il cauciù aveva la stessa, diciamo, come si può dire predisposizione alla deteriorazione equivale a quella della pelle umana ovvero eh, quest'opera doveva proprio letteralmente invecchiare col collezionista se voi vedete all'interno dell'opera forse dal video sarà difficile ma quest'opera ha dentro delle rughe ha dentro dei tagli, dei cretti questo non è un danno, anzi è un prezzo, cioè l'opera proprio doveva essere acquistata quest'opera è stata fatta nel 71 doveva essere acquistata e proprio quest'opera invecchiava insieme al cliente, insieme al collezionista, insieme al proprietario. Quindi era un po' una sorta di ritratto di Dorian Gray in cui entrambi, cioè anche l'opera, viveva insieme al collezionista. Poi, ovviamente, il mercato, se l'opera, che concettualmente è un'idea geniale, però, se l'opera si fosse distrutta, il mercato. Non, non, non finirebbe perché ovviamente nessuno ha interesse ad acquistare un'opera che poi in realtà si distrugge. Questo motivo ha portato l'artista a poter effettuare un trattamento che proprio si chiama di mummificazione e quest'opera è stata sottoposta a questo trattamento per cui eh, l'artista attraverso dei processi chimici che non aveva, aveva provato a spiegarmi ma ovviamente la mia incapacità, la mia... Ignoranza chimica mi ha portato a non comprenderli a pieno, nel senso ho capito che comunque attraverso questi processi l'artista blocca l'invecchiamento del caciù della pelle. E quindi questa è stata mummificata. Ehm, Quest'opera fu, fu, fu fatta in 20 esemplari, ma ciò non significa che è un, è un multiplo, anzi, ciò significa che ogni esemplare ovviamente invecchiava in modo diverso dall'altro. E quindi sostanzialmente ehm, era uno diverso dall'altro. Quest'opera parte da una base di 2000 euro. Andiamo adesso al lavoro successivo, un importante lavoro molto, molto storico, molto raro di Pino Pinelli. Siamo davanti a una disseminazione del 77, quindi, un lavoro di Pinelli anni 70, è molto raro, molto difficile da trovare. Questo è proprio tecnica mista su tre elementi. Misurano ogni elemento 4, 10 cm x 14 cm. L'opera è firmata e datata sul retro del primo elemento. È presente l'autentica dell'artista su fotografia. Un'opera uguale a questa, Cristis a Londra, è stata venduta a 30.000 sterline. Quest'opera parte da 10.000 euro. Quindi 10.000 euro per questo lavoro tra le menti di Pino Pinelli del 1977. Si chiedono il Barrucchello. Intanto andiamo avanti vediamo l'opera di Franco Bempola, altro bravo artista dimenticato. Un artista molto importante. Questo è un lavoro del 75. Questo è un lavoro del 75. Olio su tela misura 40x40. L'opera è firmata e datata sul retro parte da una base di 1000 euro. Anche Franco Bempore è un importante artista italiano, nasce a Firenze, eh, da una ricca famiglia di industriali tessili, quindi si nota questa sua predisposizione per queste trame, per queste tramature. È tra i primi firmatari del movimento nucleare insieme a Klein, Manzoni e Iorna. Nel 1957 espone alla mostra Arte nucleare alla Galleria San Fedele di Milano. Nel 58 espone a Parigi con un saggio di Tapie. Nel 60 Russoli li presenta al catalogo della sua prima personale al Milione di Milano. Quindi pensate che galleria ha esposto questo importante artista. L'anno successivo ehm, aderisce al gruppo Continuità insieme a Fontana, Dorazio D'Angelo, Novelli, Perilli Arnaldo e Gio Pomodoro, Tancredi e Turcato, con il quale espone a New York, San Francisco, Parigi, Pittsburgh. Nel 1966 espone alla 33 Biennale di Venezia. Poi inizia una serie di mostre importanti al Salone Annunciata di Milano nel 71, nel 1974, nel 79, e la personale alla Vidia nel 1989. L'anno in cui è scomparso. Quindi, un importante artista italiano, questo è un bellissimo lavoro a 1000 euro di base d'asta. Un amico ci ha richiesto su Facebook di vedere questo bellissimo chicca di eh, Gianfranco Baruchello. del 1977. Entriamo proprio dentro a vedere tutti i particolari, perché questo è un lavoro che va visto davvero nei minimi particolari, questo davvero è una gemma, è una chicca, è un diamante davvero di Baruchello del 1977, è una china in collage su cartoncino, misura 15x13,5, è presente l'autentica dell'artista su fotografia e l'etichetta della galleria La Margherita di Roma, una delle gallerie di riferimento degli anni 70 per Baruchello. Base d'asta di questo lavoro è solo 1000 euro. Anche Baruchello è un artista in forte richiesta, ha avuto una mostra importantissima a Milano in questi, in questi mesi, c'era ancora in corso, vi consiglio di andare a vederla. Questo è un lavoro del 77 proposto a soli 1000 euro. Ce l'aveva chiesto un amico su Facebook, ci scusiamo se rispondiamo solo adesso, ma... Eravamo talmente presi con i telefoni che non ci siamo accorti che scrivevate i messaggi anche lì. Misura 15 cm x 13,5 del 77. Andiamo adesso sul lavoro a fianco, nato Frasca, intanto che cambio questo baruchello. Questo è un bellissimo lavoro di Nato Frasca. un cubus. Questo è un lavoro un artista importantissimo, anch'io lo conoscevo poco, sono andato a leggermi la sua storia. È davvero unica nel suo genere, un artista che dovrebbe costare davvero molto di più per la qualità pittorica artistica che ha. Guardate questo lavoro, tanti che entrano in galleria dicono che bello questo Haricot, e io devo dire no, non è Haricot purtroppo. È o per fortuna, è frasca. Pensate, questo lavoro, un cubus rosato, è il titolo, è un lavoro di una qualità davvero unica. Vi consiglio di venire a vederlo dal vivo per capire proprio di cosa stiamo parlando perché davvero fotograficamente e televisivamente rende poco. Pensate, questo è un lavoro del 73, misura 50x50 e parte da soli 1000 euro. Mettili qua. Il l'hai messo di là. 1000 euro per quest'opera di Nato Frascale del 73. Andiamo sull'opera successiva, un lavoro di Luigi Veronesi, altro importante artista italiano che sta per essere riscoperto in questo momento è stato ampiamente sottovalutato negli ultimi anni. Questo è un lavoro del 1950, pieno movimento arte concreta, è un olio su tela misura 30x40, firmato e datato in basso a destra, certificato di autenticità a cura del comitato Luigi Veronesi. È pubblicato su due importanti cataloghi, Luigi Veronesi, una mostra presso l'Istituto di Storia dell'Arte di Parma nel 75 e poi sul catalogo importante Veronesi di Edizioni Mazzotta dell'89. Quest'opera è un capolavoro, una chicca veramente, un... è un bellissimo lavoro molto raffinato, anche il titolo leggero, cioè questa è davvero un'opera d'arte, nelle dimensioni contenute, ma nella qualità davvero unica, che parte a una base di soli 3.000 euro. Poi andiamo un po' veloci perché stiamo arrivando alla fine, quest'opera di Marcello Morandini Andiamo veloci dai, così eh, manca pochissimo. Marcello Morandini, questo è un bellissimo lavoro. Attenzione perché è tirato solo a 5 esemplari. Vediamo spesso 9 esemplari, questo è un lavoro di diametro 50 ha uno spessore di 15 cm. Anche su Morandini è fresca, fresca la mostra a Milano, al MAGA. Questo è un lavoro del 2005 che parte da soli 3000 euro. C'è cioè già l'autentica, l'artista su fotografia. Cosa importante che mi piace mostrarvi è proprio la, anche il bordo, l'atto di quest'opera. Guardate come bella tutto plexiglass, lavorato, assemblato, questo è un lavoro davvero bellissimo, io consiglio Morandini a tutti i collezionisti, qualche staffa avevamo anche dopo anni 60 purtroppo, è diventato davvero molto difficile da reperire. Abbiamo una richiesta per quest'opera, quest'opera di ragazzi, questa tela, il lotto 92 che va alla prima sessione del 21. Stasera davvero avete chiamato in tantissimi, siamo molto contenti. Questo è un lavoro del 90, una tela, misura 80%, firmato e datato sul retro autentica dell'artista su fotografia parte da 1000 euro opera di grande grande qualità facciamo una, una rapida carrellata sull'analitica perché quanto manca manca per circa 20 minuti quindi stiamo ancora su ragazzi magari entriamo un attimo mentre guardo mancano 15 minuti quindi abbiamo un po' di urgenza andiamo sul gabbiano di Gilardi poi andiamo sull'analitica veloci perché tanto l'analitica abbiamo dedicato tanto la puntata di settimana scorsa che poi andrà in replica lunedì 20, lunedì 20 marzo il giorno prima dell'asta. Questo è un lavoro dell'88, misura 100 per 100 cm, ha una profondità di 30 cm e parte da 4.000 euro. Allora facciamo veloce l'analitica, poi andiamo sui due pardi, poi purtroppo non abbiamo più tempo per le richieste perché abbiamo finito il termine. Andiamo sul cacciola, veloci sull'analitica. Questo cacciola, questo cemento molto importante molto bello, misura 100x150 cm, l'opera è firmata e datata sul retro, timbro dell'artista sul retro, autentica dell'artista su fotografia e parte da 5.000 euro. opera bellissima di Enzo Cacciola, 150%, molto difficile da trovare. Poi andiamo all'opera successiva, un lavoro di Riccardo Guarneri, due strisce di colore del, del 77. Tecnica mista su tela, misura 95x95, firmata e datata su retro, autentica artista su fotografia, base d'asta, 3.000 euro. Sapete la recente convocazione, eh, invito di Guarneri alla Biennale di Venezia insieme a Griffa, insomma, questo darà sicuramente un agio a questo immenso artista della pittura analitica italiana. Andiamo avanti, vediamo questa bellissima tela di Gottardo Ortelli, davvero molto molto bello, di grande qualità su fondo nero, del 1973, misura 95x95, l'opera è firmata e datata su retro, autentica dell'artista su fotografia. Provenienza Galleria Il Milione di Milano. Base d'asta 2000 euro. Sì, 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 sì. non ha sbagliato. Andiamo avanti, andiamo sull'opera di Marchegiani. Traduci cosa vuol dire. la S. Elio Marchegiani, Grammature di colore su intonaco, 90x65 del 1975. Misura 90x65. Etichetta Studio Sant'Andrea di Milano, autentica l'artista su fotografia, base d'asta 5.000 euro. Sapete anche qua come Marche Gianni ha un momento di forte richiesta, è eh, recente la sua, eh, appunto ci sarà la mostra alla eh, Galleria Primo Marella, questo sicuramente aiuterà a avere un forte rialzo di prezzi. Andiamo avanti, sul marcheggiani eh, nero, quello sopra, grammatura di colore sulla lavagna, misura 70x50, l'opera è firmata e datata sul retro, autentica, dell'artista su fotografia, base d'asta 5.000. Poi andiamo all'opera sotto, a mio avviso, una bellissima grammatura d'oro di Marchegiani, molto raffinata, qua la, il collezionista attento riconosce la diversità e la rarità di questo lavoro, 52,5x52,5 a 5.000 euro. Poi velocissimo il cotani che abbiamo già presentato prima con l'amico a casa che ce l'ha richiesto sul cavalletto, questi fili battuti, molto molto bello, un dittico del 75-76, misura 60 per 120, etichetta studio d'arte d'arco da Limberdi, Roma sul retro, 5.000 euro la base d'asta. Poi andiamo all'opera successiva, Claudio Verna. del 2004, acrilico su tela misura 170x50, firmato e datato sul retro, autentica dell'artista su fotografia, quest'opera è anche pubblicata sul catalogo ragionato di Verna, base d'asta 3.000 euro. Poi andiamo sull'opera enorme museale di Vittorio Mattino. Questa è un'opera bellissima, davvero un'opera museale del 1974. Misura 84 cm x 4 m. Ovviamente sono due pannelli, ognuno dei due misura 84 cm x 2 m. Questa è davvero un'opera che consiglio a un grande collezionista che ha, ovviamente, anche lo spazio per disporre un'opera. Guardate quanto è grande! bellissima, poi molto bella, molto piena, molto anche colorata. Andiamo adesso alla parete, a questa parete, vediamo in ordine, zappettini, tele sovrapposte, lavoro molto bello e molto raro, del 1975, questa è una graffite 2B su quattro tele sovrapposte misura 40x40, timbro galleria Peccolo, base d'asta 3.000 euro. Andiamo anche a quest'opera qua, una tela, pittura su tela, acrilico su tela 80x80 di Gianfranco Zappettini, il titolo è Luce Bianca su 28 rettangoli del 1973, ovviamente eh, c'è il certificato dell'archivio Zappettini su fotografia, base d'asta 5000, bellissimo lavoro, questo va visto tranquillamente dal vivo. Poi andiamo all'opera sotto, cartoni di Paolo Masi. Questi sono due cartoni bellissimi. Qua un collezionista preparato, un collezionista attento, lungimirante, li acquista in coppia perché sembrano fatti per stare insieme. Il primo, a sinistra, guardate anche il bordo, appunto la sua teca di plexiglas. Che proprio vuole mostrare la matericità dell'opera, questa, questa, questa vena del cartone sagomato. Questo è un senza titolo del 75, misura 40x40, autentica dell'artista su fotografia, pensate, parte da soli 500 euro. Questo bianco e questo color cartone invece naturale, color marrone, molto bello, sempre 40x40, del 1975. Anche questo è l'autentica dell'artista su fotografia. Andiamo all'opera a fianco, aspetta che la sposto da questa zona d'ombra, così è tutta uniforme. Questo bellissimo lavoro tenuto in maniera quasi perfetta di Riccardo Guarneri alternati grigio più giallo è il titolo del 1975. Misura 65 cm x 60 e parte da 2000 euro. L'ultima richiesta di questa serata, poi ci dobbiamo salutare, sono le due opere di Pardi. Sono due opere, a mio avviso, da non lasciarsi scappare, chi piace questo artista, è un artista davvero importantissimo. Andiamo subito sulla parete. Ho il primo lavoro del 69, Giardini Pensili. 1969 l'anno, giardino pensile, smalto su legno e alluminio, misura 80 cm x 60, l'opera è firmata e datata in alto al centro, è firmata e datata anche sul retro, tenuta molto molto bene. Pensate, quest'opera ha una base d'asta di soli 4.000 euro. Ecco qua il collezionista preparato su Pardi, a mio avviso. Deve avere un'opera di, di questa tipologia, dei Giardini Pensili. Perché sono opere di grande qualità, molto, molto belle, con questa tela sagomata. Vedete anche in questo caso. In questa parte no come proprio la se vedete sembra quasi non si capisce bene quale sia il fondo e quale sia il fronte no se proprio lo guardiamo in maniera attenta notiamo che c'è questa ombra questa parte no vedete come è molto questo lavoro proprio che era super contemporaneo all'epoca pensate anche a ricò in questi anni inizia le tele sagomate pensate a tutti questi artisti minimalisti, anche americani, che facevano tutto questo tipo di ricerca. Insomma, Pardi è un artista, a mio avviso, molto importante. Che fortunatamente, negli ultimi anni, anche con la nostra asta, l'ultima è stato fortemente riscoperto. Importanti gallerie a livello internazionale lo stanno trattando, lo stanno cercando, lo stanno comprando. Molto bella anche l'opera successiva, un lavoro invece che appartiene alle architetture, i lavori più riconoscibili, più. Ricercati più diciamo anche riconoscibili di pardi, sono caratterizzati da questi tiranti. In questo caso sono rossi. A mio avviso, il rosso è molto bello. In questo caso, poi vediamo anche questo gioco vuoto pieno. No? che fa quest'opera molto accattivante, pur essendo piccola. Ricordatevi, parliamo di 35 cm x 35 cm. È un'opera poi che abbiamo scoperto di essere pubblicata su un importantissimo catalogo di Accame, forse il catalogo più importante di Pardi, appunto il catalogo dal titolo Gianfranco Pardi 1960-1990, a cura di Giovanni Maria Accame. Bene, siamo arrivati al termine di questa trasmissione. Vi rimando l'appuntamento quindi a martedì 22, scusate, 21, e mercoledì 22, a partire dalle ore 18, ci sarà la diretta dell'asta. L'asta sarà in diretta tv, ovviamente non è un'asta un televisiva, ma l'asta si svolge a Brescia in Borgo Petrovider 125 e viene eh, semplicemente eh, trasmessa col mezzo televisivo. Ricordo anche che tutte le opere presentate sono in sede, quindi se volete visionare dal vivo restiamo a disposizione. Ricordo anche che se volete ricevere gratuitamente il catalogo il cartaceo potete iscriverci a info.martiniarte.it Ci serve nome e cognome, indirizzo e numero di telefono per il Corriere. Ultima cosa, ricordo che la prossima asta sarà l'asta di giugno. Stiamo già raccogliendo le opere per l'asta, quindi... Se siete intenzionati a mettere all'asta delle opere, vi invitiamo a contattarci immediatamente perché noi più di un tot di opere non facciamo e poi se abbiamo già un'opera di quell'artista tendiamo a mettere la vostra oppure ne mettiamo solo una o due, non mettiamo mai più di tre o quattro, due, due o tre opere per ogni singolo artista, a meno che non siano diverse. Eh, ricordo un'altra cosa che in caso di vendita ovviamente i diritti d'asta saranno del 10% più per cifre superiori a 3.000 euro c'è cioè il diritto di seguito. Bene, eh, vi rimando l'appuntamento quindi a martedì, l'asta inizia alle ore 18, martedì 21 e mercoledì 22 sempre alle ore 18. E siamo a vostra disposizione, se volete contattarci per tutto il resto siamo qua. Buona serata.